Praticamente, quando Whis è sulla Terra con Lord Beerus, è che Beerus vuole distruggere la Terra, ma Vegeta poi gliel'ha impedito, il grande Vegeta, il principe dei Saiyan. Ma come fa sto Praticamente, witch qua? Come fa? Muoviti. Bulma, per avere la fiducia e la simpatia di Whis, gli fa assaggiare tutte le prelibatezze. E quando Whis le mette in bocca e dice che è buono, oh, fa così, fa così. Il mio nuovo portachiavi suona l'inno d'Italia. Che venerdì, Dio cane! Figa nastro, Dio porco! Buonasera a tutti, ragazzuoli, buonasera a tutti. Non sto bene, non sto un po', c'è un po' di raffreddore e mal di gola, però sono qua, ragazzi. Noi sfigati italiani siamo sempre sul pezzo e siamo sempre presenti. Benvenuta nella live dei sfigati italiani, bravo Morimoto. Io saluto, ragazzi, Mirko Cassia Cattarelli. Antonio Piccinini, forse l'ho letto prima. Mettete like, ragazzi, iscrivetevi al canale. Salve a tutti. Un saluto al signor presidente Gianluca Ferrero, che è il fratello di Eren Jaeger, da quello che ho saputo. Bello. Che creatività che avete, cazzo. Vi amo per questo. Ciao, Drughi Ultras 1978, Mario Massa, il Napoli quando paga. E dopo ne parliamo di questa cosa qua, perché è uscita la notizia che ho postato sulla community. Ciao Leonardo Cattani, Maddalena Bellanova, una donna, no, una donna, una nuova donna. Buonasera, Mori Mori, amico mio, benvenuti nella live degli sfigati italiani. Ciao Cristian Novak, ciao Gianluca DB, Marco Brignone, Sandro Milazzo, Mori Mori, no, è una lunga storia, Sandro Milazzo. Quindi ragazzi, seguiremo le merde, sta giocando le merde, merde Empoli 0-0 al 16° minuto del primo tempo. L'Empoli che sta attaccando, attenzione, attenzione, contropiede, contropiede, attenzione, mamma mia, calcio d'angolo per l'Empoli. Empoli pericolosa, ragazzi. Come sempre, ragazzi, vi invito a iscrivervi a tutti i canali della Juventus, che voi vedete qui sotto nel bannerino in verde, iscrizione alla pagina Instagram Juventus Crew, iscrivetevi ragazzi, non costa nulla, alla pagina Facebook e al mio secondo canale Pix Messia The Gamer. Ragazzi, spammatemi il canale, il secondo canale, ragazzi, iscrivetevi, fatemi un regalo, arriviamo a 300, sono a 242, venerdì prossimo è il mio compleanno, fatemi un regalo di compleanno, dai, su, iscrivetevi a questo canale. Adesso quando me lo spammano ve lo metto sopra impressione, fatemi sto regalo. Non costa nulla. Se volete vedermi a me, attenzione all'Inter, se volete vedermi giocare Yoro, ragazzi, e morire, vi divertite. Attenzione, c'è la Loglu, c'è la Loglu. Bastoni, che schifo. Bastoni, ragazzi, adesso siamo rappresentati da questi. Siete sfigati italiani, iscrivetevi a PixDie, giusto? Ciao, Riccardo. Mamma mia, ragazzi, sono... No, sono distrutto. Ho finito alle 7 di lavorare. Ciao Wilkes. Ho finito alle 7 di lavorare. Sono raffreddato e ho pure mal di gola. Dimmi, Pix, hai saputo che ancora la PTC non ha detto i motivi? Bisogna aspettare 10 giorni, 13 giorni, 9 giorni. Quindi bisogna aspettare e poi intanto bisogna vedere le motivazioni. Quali, che motivazioni? Ci fanno sentire queste capre, ci diranno queste capre, perché per me, ragazzi, per me da venerdì è guerra contro la federazione. Da venerdì è guerra e questa guerra la porterò fino alla fine, fino alla fine. E poi, ragazzi, se le motivazioni dovrebbero essere gravi, io penso che siano delle motivazioni a livello di puttanata megagalattica. Andranno al CONI, andranno al CONI, poi andranno al TAR, vedremo se riusciranno a ribaltare questa cosa. Io sono fiducioso, però ragazzi, mai dire mai nel calcio. Quindi. Io ti ripeto, sono Juventus, sono Juventino, amo queste maglie, amo questi colori e
difenderò fino alla fine. Comunque vada, difenderò questa squadra fino alla fine. Comunque, le merde, siamo ancora 0-0. Calhanoglu in contropiede. Attenzione, Darmian, la merdaccia ancora. Hanno messo le maglie con i numeri gialli con le scritte cinesi. Di Marco, mamma mia, paratema del portiere. Ancora niente da fare. Forza Hulk, forza il Kogan. Com'è questa storia dell'ex giocatore del Napoli? Adesso ve la dico, ragazzi. Adesso ve la dico. Ciao, Trigo Ultras, CMH Pairo, CMH Marco Rignone. Ciao, Pix. Ciao, tu, ciao, Mirko. Salve a tutti, presidente Ettore, Nicola Anniballi. Tullio Mario Castrillon, Pix, l'uovo giusto per riportare l'once calda, sarà sempre quanto basta. Marco, Dio. Marco, Dio, che cazzo è successo? Ciao Marco 99, Marco 99, c'ho la voce un po'. Nicolè, Annibali, l'once caldas, il grande Orazio Ciarrazzo. Che cazzo è? Ciao Stellina. Stasera Inter merda, come sempre, signor Presidente, Davide Trovè, Mauro Castagni, Pix, aspettiamo tanto la procura di Napoli, si prende 6 mesi di tempo, sì. Si prende 6 mesi di tempo, però si sono presi mezz'ora per aprire un processo che era chiuso l'anno scorso con la Juve prosciolta, e in mezz'ora hanno riaperto un processo, Però siccome chi lavora dentro quella federazione di merda, non lo fa per lavoro, non lo fa per lavoro, ma lo fanno per sentimento popolare, perché sono tifosi, allora hanno deciso di dare 15 punti di penalizzazione dalla Sandulli, ragazzi. La signorina, l'avvocatessa Sandulli, figlia di quel pezzo di merda che ci mandò in B. Pensate voi da che cazzo siamo rappresentati. Pensate voi. Però la Juve, il processo l'hanno riaperto dopo mezz'ora, dando i punti di penalità, senza motivazioni, senza la motivazione. E al Napoli ha chiesto tempo 6 mesi per la carta di Osimhen. Niente, ragazzi, siamo in 90, ragazzi. Voglio 90 like subito. Se no, non mi do la notizia. Voglio 90 like subito. Subito. Iscrivetevi a tutti i canali della Crew. Iscrivetevi alla pagina Instagram. Iscrivetevi alla pagina Facebook. E il mio secondo canale, ragazzi, che se qualcuno lo spamma, ve lo metto sopra impressione. X, hai visto a marzo? Esce Davide Cena, ho visto il teaser trailer con John Cena. Che cazzo John Cena ancora mettono in copertina, porco Dio. Ma mettete la Bloodline, porca puttana. Dio porco. Non hanno messo la Bloodline perché la Bloodline sta per finire, quindi WrestleMania, la Bloodline finirà la sua storia, la sua storyline. Quindi ecco perché forse non l'hanno messa. Ah, mettete The Miz, mettete il mio uccello, mettete quel cazzo che volete, ma John Cena, due coglioni. Quello lì che gioca, arriva Triple H. Ah, sì, no, va a culo, va. Vicario dell'Empoli è un gran portiere, va, sembra meglio di Szczęsny. E poi dopo Agnelli farà in modo per far uscire la Juventus da questo campionato. Ma io me lo auguro, a me me lo continuano a dire che Agnelli è fuori da tutto, però sotto traccia lavorerà con Moggi per fare tabula rasa in FIGC, per poi dopo riprendersi la Juventus con un azionista, un fondo americano, una cosa del genere. A me me lo continuano a dire, poi se succede bene, se non succede, amen, ragazzi. Comunque, Pix, hai visto la foto Telegram sul fatto il caso Osimhen prosciolto secondo mano? Tutte cazzate, Longobardi. Cioè, sì, da ora in avanti, sempre solo contro la fine, sempre, sempre, Longobardi al fuoco, sempre, sempre. Ah, ragazzi, disdite DAZN, disdite Sky, non guardate più le trasmissioni sportive, non comprate più i giornali. Queste merde devono fallire uno dietro l'altro. DAZN deve fallire. Io ho fatto il pezzotto. Si vede, si stoppa un po', però vedo, l'ho lavorato col pezzotto, non me ne frega un cazzo. Lo dico anche, non mi vergogno. Sky lo tengo, io tengo solo Sky perché mio padre ama la Premier League, però io Sky non lo uso, non lo sto più guardando. Io è un anno e mezzo che non guardo Sky. È un anno e mezzo che non guardo Sky, io, ragazzi. Chi è che spacca il cazzo? Ah, tali bianco e nero, eccolo. Guarda. Guarda. Ragazzi, ciao Tony. Non Ciao, bello. disdite tutti, questi animali devono fallire, non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo, devono fallire a uno a uno. Devono andare a chiedere l'elemosina.
Pix, hai sentito di quante disdette? Sì, li stiamo affossando, piano piano ragazzi, piano piano, sai quanti milioni di euro hanno perso? Allora, 236.000 disdette si parla tra Sky e DAZN. E continuiamo così, ragazzi. Dai, diamo il messaggio. Scusa se ti interrompo, ci sono stati i comunicati congiunti dei Vai. vari club juventini, official fan club di Marche, Abruzzo, Campania, Sicilia e verso le 6 anche la Puglia. Vai, ragazzi. Vai, bisogna lanciare i messaggi perché noi siamo la Juve. La Juve non si tocca. E giù le mani dalla Juve, brutte merde della Federazione Gioco Calcio Italiana, giù le mani dalle merde, perché è troppo facile dare i punti di penalizzazione per il sentimento popolare, perché siete tutti tifosi del Napoli e dell'Inter in quella federazione di merda, vi dovete solo vergognare. Adesso vi do la notizia del caso Osimhen. Il signor Luigi Liguori, ex giocatore del Napoli, messo nella trattativa di Osimhen da Lille, ha dichiarato ufficialmente no, l'hanno intervistato e ufficialmente lui ha dichiarato che è stato messo in questa trattativa per fare plusvalenza e io e gli altri tre giocatori non siamo mai andati a Lille e ci hanno rovinato e bruciato la carriera. La carriera, e qua dov'è la procura di Napoli? Dove cazzo sta la procura di Napoli? Ha chiesto 6 mesi di tempo per la carta di Osimhen, ma la FIGC perché non si muove? Perché non si muove la FIGC? Luigi Liguori, ex Napoli, ha dichiarato testuali parole: noi a Lille non ci siamo mai stati, non ci siamo mai andati, ci hanno bruciato la carriera. Che poi c'era Don Liguori, che adesso mi pare che gioca in Serie D. Serie D. Carnesis, che addirittura oggi è svincolato. Cioè, non... Svincolato. E poi ci sono altri giocatori che uno gioca in C e l'altro addirittura in Eccellenza. Cioè, 20 milioni, 20 milioni. E dove sta la giustizia sportiva qua? Dove sta la giustizia sportiva? Solo la Juve, quando gli fa comodo, c'è la giustizia sportiva? Che devono rompere i coglioni alla Juventus? Ma dove sta la giustizia sportiva? È ora di finirla. È ora di finire. Qua bisogna andare, non bisogna disdire tutto, ma bisogna anche andare a Roma. Sotto la sede della FIGC bisogna fare casino. Era di Quella. finire, Infatti, li dobbiamo far finire di rompere i coglioni, romperci i coglioni, basta. oltre alla disdetta di DAZN, oltre alla disdetta di DAZN, quelli hanno scritto nei vari comunicati, c'è scritto una cosa che non è da sottovalutare, di non andare alle trasferte quando la Juve gioca in trasferta, cioè di andare solo allo stadium e basta. Allora, oltre a disertare, oltre a non andare in trasferta, i tifosi delle altre squadre allo stadio non ci entrano, non ci entrano, e anche questo è un segnale, non ci entrano nei settori ospiti, i settori ospiti devono essere chiusi, chiusi. Questo è anche un grandissimo segnale. Guardate, vedete a casa la partita, allo stadio non ci mettete piede. Le disdette sarebbero arrivate a 236.000. Ma chi vuoi che si iscriva al tuo canale? Ma vattene a fare il culo, figlio di troia. Vai, fuori dal cazzo, coglione. Dai, bloccato. No, guarda che te l'ha già bloccato Mirko. Ah, ok. Oh, ragazzi, iscrivetevi al secondo canale. Dai, fatemi un regalo. Venerdì prossimo è il mio compleanno. Ma rompete i coglioni, dai, non costa un cazzo. Ecco. L'altra sera gli amici abbiamo fatto strage. No. Ah, buono, capite, nel gioco. Avete ammazzato qualche NDM. nene. Avete ammazzato X Transformers, ti piacciono? Sì, Optimus Prime. Ciao Pix, Pandorino non c'è, boh. Si sarà trasformando il pisellino con una cinesina, non lo so, boh. Stamattina fa freddo e si deve riscaldare in qualche modo. Siamo arrivati a 240.000 disdetti in 2 giorni. Minchia, bello. Vai così. Dobbiamo arrivare a 500.000. Devono fallire. Ciao, Pix. Stasera non c'è il processo? No, settimana prossima perché l'ospite che doveva venire non è venuto. Non è venuto. Attenzione,
Onana parata. È un Empoli che sta giocando molto bene. Anche perché sulla TV pubblica non c'è una pippa, infatti. Pure la Puglia, dice Drughi, Ultras 1978. Sarà meraviglioso vedervi tutti nella merda, ragazzi. Se cade la Juve, cade tutto il sistema calcio italiano, fidatevi. Pix, io ti dico solo, vatti a rivedere il video di WhatsApp che ti ha clippato a un certo punto Mirko mentre stai facendo lo sfogo. Sì, è bellissimo. Aspetta, mi è arrivato... Aspetta un attimo. Aspetta, vedere il video di Mirko, che tu hai scritto, non ti voglio spoilerare nulla. Adesso... Grazie Tony per i 5 euro, me ne sono accorto adesso. Ehi, fu curto. Ma non è solo quello, vatti a vedere il video di Mirko sul gruppo nostro. Ho capito, mi blocco se no sul cellulare sono. Ah, che praticamente tu col fatto di giù le mani dalla Juve, a un certo punto brutte merde, e poi hai detto giù le mani dalle merde. Cioè quindi ha detto Mirko che dovevo lasciare stare l'Inter. Vabbè, hai detto giù le mani dalle merde, hai detto. Vabbè ragazzi, può capitare. Un pandorino ha detto forza Inter, io e me, cioè... hai detto giù le mani dalle merde. Certo che tra te che dici giù le mani dalle merde, Pandorino, forza Inter, Juve merda, io che canto seppur a controvoglia, pazza Inter, proprio... Io non me ne sono accorto che ho detto giù le mani dalle merde, però se ma chi sì, no, ma forse vuoi dire giù le mani dalla Juve, brutta merda, di nuovo, e hai fatto una crasi. Vabbè, dai, tanto. Grazie Mirko, sempre. Drughi Ultras. Ah, avete fatto strage di me, Omar? Non posso dirlo, cazzo, se no. Quanti anni? 37 venerdì prossimo, se sono ancora vivo, ragazzi. Ciao, oltre alle disdette Certo. non bisogna rispondere più a chi non è juventino, bisogna emarginare ste merde, concordo, sono d'accordissimo. Di Marco, vicinissimo al gol. Deve fallire il calcio italiano e quella nazionale. Ragazzi, ma soprattutto la Juve deve imparare una cosa. Dopo questo ennesimo affronto da parte di questa federazione di incapaci di merde che a me non mi rappresenta, io ecco il motivo perché io non tifo la nazionale italiana. La Juve, quando finirà tutta sta puttanata qua, tutta sta puttanata, perché è una puttanata mediatica, è tutta la presa per il culo, è tutto sentimento popolare, sono tutti tifosi là dentro in federazione e stanno giocando col fuoco. Perché prima o poi la pagheranno ste merde, la pagheranno ste merde. Che cazzo stavo dicendo? Porca puttana, mi sono dimenticato. Di Bene. Bene. quando vai in loop, poi Sono andato in loop, ragazzi. Beh, fa comunque a un parte anche certo da punto me. ti ha salutato. Vabbè, non so se sei davanti o dietro, non mi ricordo, non lo so. Costi, ma ti saluta Ah, Bianca. stavo dicendo, la Juventus non deve più assolutamente dare giocatori alla nazionale italiana. Dopo questo ennesimo affronto, la Juventus, e ci fa vedere che questo cambio di proprietà è una società seria, è ancora tutta da vedere, non deve più dare giocatori alla nazionale italiana. Stop. Ma perché il giocatore nazionale italiana Chi è che ha non mandato? deve più comprare in Italia? Non deve, cioè, i vari talentini che possono venire da Sassuolo, Atalanta, non devono venire più. Non devono più. Oh, mamma mia. Bianca, bianca, amore mio, bianca. Bianca, devi capire che non sto bene, sono raffreddato e qualche Poverino, malinconia. è debilitato, Bix, Bianca, come dobbiamo fare? Mi sa che domani me ne sto a casa. Eh sì, fate un po' di ferie. Sì, ho già fatto le ho perso un po' di messaggi. Pando è recuperabile. Con Maradona ha raggiunto il suo picco. No, ha raggiunto l'apice, non il picco. Vabbè, No, il suo picco, il suo apice, basta che non aggiungi il suo adipe, che è un'altra cosa. è uguale. Pix è interista. Ma veramente, ma io non.
io non penso di aver detto giù le mani dalle merde. Poi se c'è la allora ti invito a uscire fuori un attimo, vatti a rivedere il video del gruppo e poi ritorni. Ma ci penso io a stare un po' a 12 secondi qua. Allora, picchia pesi, secondo me, se attacco una minigonna al pullman. No, pure al pullman no. Mi dissocio da quello che ha detto Mirko. Sì, me lo faccio. Vediamo se ce la faccio col brand. L'hai visto? Io mi dissocio da quello che ho detto. Ma vedi, se vuoi lo facciamo, che lo mettiamo nel tuo brand, capito? E lo mettiamo come ringraziamento per le donazioni. Aspetta che lo metto io, dai. No, lo metto io. Vabbè, continua tu, che molto lo metto io. Vai, tranquillo, vai, tanto. Ah, boh, io lo metto, mettiamo limite controllo. Ciao Marco Brignone. Ah, già messo. Ragazzi, il mio nuovo portachiavi suona l'inno d'Italia. Che venerdì, Dio cane! Basta. Ok, ragazzi. Noi siamo la Juve. La Juve non si tocca, e giù le mani dalla Juve, brutte merde della Federazione Gioco Calcio Italiana, giù le mani dalle merde, perché è troppo facile. Le mani dalle merde. Vabbè, ma si capisce, ragazzi, che voleva dire giù le mani dalla Juve, merde. No, aspetta, la mia persecuzione. No, la mia questa è anima bianconera, ragazzi. No, cazzo, ma sei ancora vivo? Adesso non si chiama più anima bianconera, ma Soul Black and White, che vuol dire anima bianconera. No, vuol dire appunto soul Black and White. No, cioè, ma almeno abbiate un po' di fantasia, porca miseria, voi vi chiamate pure in inglese. È una persecuzione, cazzo, mi perseguita ovunque vado, cazzo. Prima mi scriveva messaggi su WhatsApp, su Instagram, ma non mi scrive più. Perché forse ha capito che non deve scrivermi più. Dai, avanti, signorina questa bianca. Questo è solo il bianco-nero, altro che anima bianco-nera. Signorina bianca, se lei vuole entrare nella live del più bello di YouTube, per me non c'è nessuno, mi farebbe molto piacere. Sembri Fantozzi con la signorina Silvani, porca miseria. La Toro Merdinez sbaglia. Merdinez. Eppure dovresti stare contento per la Manuelina. No, vabbè, mi dissocio io. Molti dissoci. Ma figuriamoci se la Manuelina prende uno come me, ragazzi. Ma figuriamoci. Mica, come stai fresco con questo taglio, Pix? Hai visto? Eccola, dire. Buonasera, io faccio la mia figura, ragazzi, con te, la barbetta, col cappello tagliato, la barbetta, il cappellino. Poi giustamente non mi prende nessuno, va bene così, cioè non è un problema. Ma quella merda di Pandorino è morto. Pandorino, ma stamattina non lo vedo più. Ma Pandorino non si è fatto vedere né da Gianni. E scusa, tenete nel tridente. Ne da Dani. Ingegnero. Dai, mi dissocio, dai. mi dissocio. Ma noi siamo sfigati italiani, ragazzi. Non è... Mori, sei d'accordo? E ragazzi, l'Inter... Inter 0-0 al 38esimo, quasi 39esimo minuto, che attacca ancora Correa, Barella, ambulanza, cross in mezzo. Scusa, do un piccolo time outino a questo qua, al tuo stalker bianco-nero. Oh madonna, che anima bianco-nera, mamma mia. Ma ha detto, cioè, se non conosci l'inglese studia, vaffanculo, fatti 5 minuti. Sì, vai, tanto
anima bianconera. Guarda stasera la bianca come si è fatta carina per la live più bella di YouTube. No, vabbè, io ragazzi, veramente basta. Sono quella sempre. Basta, ragazzi, questa leggenda metropolitana. No? È una clip di presentazione per fare un po' scena, per fare un po' di odio. Oh, più che altro non mi sembra di essermi messa in chissà quali condizioni. Ecco. Fa niente, fa niente. La donna è bella anche a Pepapone, quindi... Bravo! Bianca sfida la Pix, invitalo a venire a trovare, secondo me finisce a Stoccolma. Ecco. fa come Caccamo, che per andare a Napoli-Milano ha fatto tutto il giro dell'Europa dell'Est. Attenzione, le merde sono in 10, espulso Skriniar, attenzione. Beh, quello mo voleva andare a Parigi già da prima. Spiace, che cazzo fai, spiace. Ho fatto il 3-5, mo leva l'attaccante e mette il difensore e fa il 3-5. Non ha studiato geografia? Io? No, non hai capito. Allora, mettiamo in chiaro questa cosa qua. Quando siamo andati in quel posto di merda 2 anni fa, il nido della merda, si chiama Nido dell'Aquila, ma io lo chiamo Nido della Merda, che ci hanno mandato in mezzo alle montagne, in mezzo ai grizzly, agli orsi, ai lupi, ok? C'è qualcuno che era in nostra compagnia, qua in chat. Io, quando sono partito, intanto mi sono beccato per 4 volte una coda della Madonna. Sono partito alle 6 del mattino, ragazzi, sono arrivato all'1:30, mentre tutti stavano mangiando. A me il navigatore mi ha fatto andare verso Ancona. Quindi non è mica colpa mia se sono finito ad Ancona. È colpa del navigatore. Oh, avete rotto i coglioni! Ecco, chiudi la porta, che di merda. Ma se c'è la bambina, no. No, è mia nipote, non è mia figlia, no. Volevo. Vabbè, parire, però. No? E quindi adesso c'è questa leggenda che ovunque io vado mi perdo. Vabbè, non è assolutamente vero. A Parma sono arrivato puntualissimo, ragazzi. A Parma sono arrivato puntualissimo. Vabbè, un'ora di strada. Ti volevo vedere. Il nido dei laziali. Il nido della merda, ragazzi, che non ci tornerò mai più in tutta la mia vita. Poi. Oh, l'Inter in 10, espulso Skriniar. Vedi, è arrivata Bianca. E l'hanno espulsa Skriniar. Portassi fortuna così, porca miseria. Ma il mio problema è che porto fortuna quando giocano gli altri e porto sfiga quando gioca la Juve. Ma c'è molta sfiga per la Juve. Ecco perché risultavo in ritardo ieri. C'ho il pezzotto. Quindi voi l'avete visto? Ahia, mi dissocio, amici. No, siamo per la legalità qui. Allora. Io ho sempre pagato fino all'altro ieri, ho sempre pagato ogni mese da Zone Sky, adesso anch'io mi merito di farmi il pezzotto, quindi viva la pirateria, lo dico, basta. Cristian Pistavini, San Giuliano. Ecco, vabbè, non dire, X potenziale, ottimo maestro d'asilo. Come Schwarzenegger, il film di Schwarzenegger là, del maestro d'asilo, che faceva il maestro d'asilo. A me piacciono i bambini. Te lo ricordi un poliziotto alle elementari là? Bellissimo, bellissimo. Adesso voglio andare al cinema a vedere La casa, Ritorno del male, una cosa del genere, ho visto il trailer di questa mamma che ha i figli, poi muore, si risveglia posseduta a casa della sorella, una cosa del bellissimo. Ah, tipo la storia di casa tua. Scherzo. Con tutta bianca? Sì, per il racconto di questo film. Ah, sì. È successo bianca, a Vienna non funzionava bene la linea? Bianca? Noi sfigati italiani siamo per il pezzotto. Noi sfigati italiani siamo per il pezzotto. Basta questa storia dei sfigati italiani, Marimo, per favore. Fix, oggi mi sanguinano le orecchie, che è successo? Che è il tuo idolo marchese non c'è oggi? Che ti sanguinano le orecchie, Nicola? Fix, quante volte vai in palestra in settimana? Questo ci interessa.
mai. Mai. Io palestra la faccio il lavoro, ragazzi. Beh, effettivamente. Pix, a me piacciono i bambini. 21-1-2023. 23-1-23. Ah, 23-1-23. Ciao a tutti. Ciao. Ragazzo, questa è una vera nazione di pirati, a partire dai politici e quei cessi della FGC. Io mi associo. Federazione Interista. Che poi posso fare una domanda, no? Adesso grandi si dice coglioni. Che FGC va a sentimento popolare, no? Perché sono tifosi anche loro sotto sotto. Però dico io, dopo questa figura mi sembra che l'85%, 90% della popolazione abbia dato, cioè sia andato contro quello che ha fatto la FGC. Quindi se ci tengono veramente alla loro vita e non vogliono gente sotto casa coi forconi, secondo me, cioè se proprio devono andare per sentimento popolare sarebbe bene che ci pensassero, ecco. Ma l'ha detto anche Brambati, l'ha detto, che sono tutti tifosi, l'ha detto, cioè io... Poi l'avvocatessa Sandulli, figlia di dell'ex Sandulli che ci mandò in Serie B nel 2006, cioè... Ragazzi, sono tante cose. Se devono fare quello che vuole la gente in questo momento non mi sembra d'accordo con loro, capito? Tutto lì. Ecco, bravo. Bravo. Ho detto finora preferito, Sharknado. No, scherzo. No, scherzo. No, non ho finora preferito, ragazzi. Ne ho visti tanti, quindi. Mi chiusi il navigatore per girare a San Giuliano? No. Anima Bianconera, hai rotto il cazzo. Che cazzo di domande mi fai? Uso, cioè, conosco San Giuliano come le mie tasche e devo usare il navigatore. Ma che cazzo di domande scrivi? Vai, time out, vai, vaffanculo. Te lo meriti. Vai, time out. Rompi coglioni. Il pandorino è andato dalle cinesine. Ciao, no, Gaetano, amico mio. Sì, stava facendo un massaggio. Si stava facendo la pedicure. Non lo so. Pedicure. Anche la sciarpina. Dov'è la pista? Mi stavo dando un'altra parola, però c'è Bianca di mezzo, non mi va di dirla più. Sì, puoi dire tutto, Tony. No, sto dicendo la pedicure, anche la penicure. Lo succhia, faccio tutto il camasucchia. Angolo su una to tedesca. Dunque fa questa puttana straniera. Sembra lo fa di mestiere. Le fa troppo male, le sto spaccando la schiena. Le sto spaccando la schiena. Angolo su una to tedesca. Dunque fa questa puttana straniera. Sei grande. Ma rimò, questa è l'Italia. che cazzo. Aspetta, che vado un attimo. No, non so se. No, lo so fa. Volevo andare sul brand dove c'ho anche i video miei di quello di Luca Totti. Dove c'era Pandorino che con la bottiglia in bocca che c'è il rallenti e il leone che ruggisce. Pixellone alla fine è comandata con la cubana. Chi è la cubana, ragazzi? Quella che lavora al Carrefour da me. Pure te vai con i supermercati. Fai come so. Ciao Oscar. No, ciao. Ma questa qua la conosco. Ciao Oscar, ma questa qua la conosco dalla vita. È una ragazza che ha due figli, che la conosco dalla vita. Cioè, non è che... Ciao Calle, Pix, metti quella che ti chiama Ango. Ma poi no, dai, ragazzi, non è come quell'altra volta che poi mi toccava allineare la live, quello di colore. Dai, no, vabbè, ragazzi. Pix, ciao Calle. Ciao Oscar. Ho una notizia sul calciomercato del Milan, su Zaniolo. Pare che adesso è tutto fermo. Non c'è ancora niente di... Tutto fermo. Fermo. Madonna, mi pare che vi danno un funerale, Oscar. No, scusi, che ti è morto un gatto. No, io mi preoccupo dei miei, iscritti, Oscar. E tu, visto che stai un po'. No, no, no.
Vabbè. Bianca, leggi che ha scritto Mirko. Che scritto? Questo qua, vedi? Te lo metto in... No, no, ragazzi, cioè, non ce n'è bisogno. Già mi arrivano decine di richieste al giorno, per cortesia. Allora, Mirko, ma pure te. Noi abbiamo una futura VIP. Mi hanno mandato una clip. Mi hanno mandato. Siccome qua si parla un po' di calcio, poi si va a incacciare puttanate. Vi faccio vedere, ragazzi, il cazzaro del web del calciomercato. Quindi, che tanto tra poco arriverà, perché quando io quando nomino la gente arriva. Questa è la clip, ragazzi. Allora, volevo dire una cosa. Io pensavo che era Matteo, non pensavo che era Gianni, eh. Quindi pensavo che era Matteo. Cioè, quella era praticamente quella reazione quando ha visto su Twitch che stava facendo la reaction della prima d'Australia e stava Emanuele Neri che... Vabbè, hai capito la storia. Ah, che ha fatto vedere la puntina. Il dindolò, il dindolò. Mi hanno detto cazzaro, questo già ti ho fatto, ma questo è pazzo, cioè tu vuoi proprio vedere l'accette. Praticamente, forse l'avete visto tutti, ragazzi. Questo qua aveva più foresta che... una cioè... puntina, ragazzi. Cioè... Allora, ragazzi, c'è un rimedio per passare ad allungare. Ho visto su YouTube e sembra che funziona. Ah, perché gliel'hai provato? Bravo, bravo. No, io non ho bisogno. Dai, su YouTube trovo di tutto. Allora, praticamente, il video di questa tipa qua, tagli la banana a metà, poi la tagli a fette, poi la schiacci col cucchiaio o con la forchetta. E dopo che è bella melmosa, bella liquida, come la diarrea. No, che schifo. La metti in un bicchiere. Poi metti, tagli il limone, spremi il limone, fin quando viene tutto bello inzuppato. Poi metti lo zucchero essiccato, si chiama, non so che, se si trova, non so, nei negozi. Poi metti un bicchiere d'acqua. E poi metti un po' di un cucchiaio di miele. Poi mescoli da bere 30 minuti prima di andare a dormire. Praticamente il giorno dopo ti alzi con una bestia tanda così. Quindi, no? Però, ho letto dei commenti in inglese. Perfetto. Ho letto dei commenti in inglese e funziona, ragazzi. Allora, diciamo. Complimenti per l'elogio dal dolce Stil Novo. Complimenti, veramente. Ragazzi, ho fatto informazione, una cosa che ho visto su YouTube. Hai visto? Sì. Di qualità. Hai ragione, Gaeta, proprio il tutto, ha fatto il Pix tutorial. Manca solo Pandorino che dà del figlio di agli utenti e siamo a posto. Quattro completo. Aspetta, c'è un messaggio. Ragazzi, ma intanto c'è... No, Miki, quando mi è arrivata la clip, io pensavo che era Matteo. Ecco perché ho detto il cazzaro del web del momento. Io pensavo che era Matteo, poi ho visto la clip e ho detto Gianni, ho detto no, cazzo, è Gianni. Io pensavo che era Matteo. Pensavo. Ma vi siete visti il pezzo? No, ragazzi, io pensavo che era Matteo. Pensavo che era Matteo. Perché io ho caricato la clip subito così al volo, non l'ho visto bene, pensavo che era Matteo. Non pensate male, raga. Dai, tu. E dillo che in fondo volessi dire che Gianni è un cazzaro. No, non mi permetterei, non mi sono mai permesso di dire una cosa del genere. Bravo, perché... i padroni vanno rispettati. Esatto. Bianca si è agghindata per te, occhio. Ah, ok. Agghindata per te, occhio. Okay. Intanto che non mi si calcola nessuna, però andiamo avanti.
Pix, sì, chiaro, funziona come gli occhiali a raggi X che vendono su Novella 2000, no, Novella 2000, non 2000, Novella 200. Vabbè. Vabbè, quello è, ha messo lo zero in meno, dai, pure Comunque, a parte gli scherzi, ho indagato un po' oggi a posa pranzo. È praticamente quel profilo Instagram della moglie del pezzo di merda Gravina. Era quel profilo lì. È un profilo privato. messo la foto meno 15. È un profilo privato, ragazzi. Quindi è il suo profilo. E tanto era segnalato. Forse non sa un profilo privato, ci entravi dentro come niente. Poi ragazzi, ripeto, per chi è entrato in questo momento, anche in live, nella chat, vi ridò la notizia che praticamente è uscita questa intervista di Luigi Liguori. Liguori, ex giocatore del Napoli, che ha dichiarato nell'affare Osimhen che è stato messo per fare plusvalenza pur non essendo mai andato a Lille insieme agli altri tre giocatori. E praticamente ha dichiarato anche che il Napoli ci ha bruciato la carriera. Quindi, poi se a Napoli non fa nulla per questa cosa qui, questo è il motivo perché ha avuto 6 mesi. Non lo È so, non lo veramente uno so. scandalo, ragazzi. È veramente uno scandalo. Ciao, Se Mr. ci paghiamo Trainer. noi, è giusto che pagano anche gli altri, giustamente. Giustamente, tanto, paga sempre la Juve, paga sempre la Juve. Ma io voglio vedere le motivazioni. Voglio Oh, sapere le secondo motivazioni. il cazzaro vero, quello che hai detto tu, Matteo, e non Gianni. Ha detto che praticamente le motivazioni ci saranno entro il 30. Entro il 30. Tra poco, settimana No, prossima. però secondo me quello che diceva Gianni sabato, secondo me può anche essere una cosa più plausibile che hanno truccato i valori, che hanno scritto un Problema valore è che falso. questa giustizia, cioè, agisce tutto fa tutto in 3 ore, non ti dà neanche il tempo di rispondere, Ma fare. secondo me è da tempo che l'avevano già, c'era qualcosa sotto. È da tempo, secondo me. Mister Freeze, metti la fonte. Ho appena letto sta cosa, qua la situazione si fa interessante, bene bene, ora attendo anche le plusvalenze dell'Inter. Sì, ma adesso tutti se la stanno facendo un po' sotto. Ragazzi, Milan, Inter, Napoli, tutti. all'Inter non succede nulla, ragazzi, togliete Ma con quella plusvalenza può stare quella di coso lì che andato a giocare al Chelsea o la testa. Eccolo! Eccolo! Il Ha cazzaro, eccolo! eccolo, amico mio. Delusione Ma screen, Tamberino non c'è, ragazzi. Pix. Vada a Milano, sto mercenario. Come? Deve andare via, sto mercenario. Come? Il tuo idolo, Skriniar, adesso lo vuoi via dall'Inter. Cioè, perché è stato espulso. Ah, l'Inter sta pareggiando, con l'Empoli. Gioca in 10. È stato espulso a Skriniar. Ho visto. Diciamo, quello ho visto i risultati. Ciao, Tobias. Buonasera, Pix. Ciao, Tricarico. E alla bellissima Bianca. Mia Buonasera, figlia la buonasera. chiamerò Bianca, ragazzi. Ciao anche se avrò una figlia, se sono ancora vivo. Ciao anche all'altro ragazzo, si chiama Oscar, moderatori, e a tutti voi in chat. Eccolo, vedi. Oh, non è che dice buonasera, capo, re, Dio, no. Subito, Pix Dice posso. posto, posto, Cioè, non è posto. che dice buonasera, Dio di YouTube. Posso avere l'onore di avere. Niente, no, Pix posso. Almeno Bianca è stata più. Buonasera a tutti. A me l'ha fatto vedere che ha salutato a tutti. Bianca, non c'è neanche bisogno che dice buonasera, io passo Pure prima loro. questo qua che è uscito dal funerale qua, Oscar. Ma che funerale. Vai, entra, guarda, ti faccio entrare perché siamo sfigati italiani, quindi basta. Ragazzi, gliel'ho detto a Pix che con sto taglio sta bene, secondo me. Grazie Bianca, ho guadagnato punti. Prego. Matteo, vogliamo notizie su Zaniolo. Dai Matteo, dacci notizie su Zaniolo. Pix ha invocato Matteo come anima bianconera. No, vabbè, anima bianconera, mamma mia. Oh, ti giuro, sull'altro canale con lo stream,
Quando dico, quando scrivono, oh Pix, ma strano che non è Anima Bianconera, non sa più sentire, oh, non l'avessi mai detto, entra, uè. Wow. Chi è? Buonasera. Mamma mia. Tutti in Anima Bianconera, io c'ho Matteo come persecuzione, tu c'hai Anima Bianconera. Buonasera a Pix. Buonasera. Buonasera. Buonasera Oscar e buonasera Bianca che si è lisciata i capelli. No, veramente, sono i capelli di una giornata molto intensa. Manca solo il pandorino in matadore, siamo al top. Sono dovuto scappare dal bar, non puoi stare con l'Inter. Non puoi. Gioca in 10 l'Inter. Secondo gli interisti quello non era fallo da doppia ammonizione. Vabbè, ma secondo loro... Vabbè, ma li lasci pure parlare su... Ma è ancora 0-0. Sì, 0-0. Caputo si è mangiato un gol da solo. Guarda, gli interisti avrebbero anche il coraggio di dire che Cicciolina è vergine, quindi non è un problema. E allora? E che Padre Pio bestemmiava? Se vuoi allora. Ti dico già... Se vuoi Bianca, se vuoi ti dico l'analisi di Inzaghi a fine partita. Siamo stati penalizzati dall'arbitro. Bravi. Allora Bianca, non ti montare la testa. Pix è troppo guarda, bello. Sei più bravo come imitatore che come giornalista, male, te lo dico tutto. Grazie, Tricaro. Oh, io mi dissocio. Ma non ti chiamo carico, voglio chiamarti Tony. Allora, mi hanno detto che... Mi dissocio. Notizie da CV, no, notizie da Camelia devi dire, Max. Eccolo la mia persecuzione. La mia persecuzione. Anima Bianconera finisce. Hai visto The Last of Us? Bella. No, sto aspettando che esce in italiano. O è già uscito in italiano? Uscivo oggi, se non mi sbaglio. Metti i sottotitoli, la capisci. Puoi mettere i sottotitoli su Sky. Dai, io già faccio fatica con gli anime giapponesi quando li guardo su in televisione. Allora, vai. Sta per iniziare il secondo tempo, squadra nel tunnel, cambio nell'Inter, dentro Bellanova. Ecco la caca. Che sta facendo il rito voodoo con suo amico dell'Inter Bigrom. Matteo, notizie Zaniolo andrà a Milan? Ci sono buone possibilità. Tutto è fermo. Al momento è fermo. No, al momento. No, te lo dico che al momento è fermo. Non è. Cioè, è fermo. Fidati. Attenzione, qua c'è lotta. C'è un dissing in corso. Allora, Bianca, avere Pix non è facile. Devi lottare contro parecchie ragazze. Ha un addominalino, niente male. Bravo Pix. che poi la cosa che mi inquieta di più è che lo scrivono i maschi. Capito? Quella è la questione. Scrivessero altre donne. C'è un cambio anche nell'Empoli, fuori Akpa Akpro, che è stato ammonito, dentro Ass. Ecco, Marco 99, Sul, cosa pensi del pandorino? Anima Bianconera, ragazzi. Fuori Correa, dentro Bellanova nell'Inter. Ah, su Now è già in italiano, della Sdovas. Ma anche su Sky è in italiano. Anche su Pezzotto, c'è cioè su Pezzotto? Intanto Caputo questo secondo tempo lo giocherà con la cuffia. Allora, Moremoga dice, Pix, fai felice la Bianca, dai un bacio in live. Grazie Pix, tanto col cuoricino anche. Col cuoricino. Ecco, guarda, se volete vi lasciamo soli, non c'è problema. Non caccio Matteo, Oscar, e me ne vado pure io per guarda, due minuti. Parli di la caca e spunta la caca is back, ragazzi. Beh, giustamente è tutto. È un grandissimo giocatore Lukaku, sì. Ragazzi, è stata una giornata impegnativa oggi. Anche per me, mi sto anche girando spesso perché c'è Walter che mi sta scrivendo in chat. Aia. Attenzione, palla in avanti, l'Empoli. Attenzione, Pandinelli, anticipato.
ci credi ancora? As Caputo Onana. Ma vabbè, se non voglio essere la nuova adesso ti sei che ho visto, sembra che sta giocando. Rispondi sinceramente, una botta alla Bianca gliela daresti? Io no, fate i bravi. Io prima di fare una cosa del genere, io devo conoscere prima la persona, devo conoscerla come è fatta caratterialmente, cosa gli piace fare, devo conoscerla. Bravo, al 100%. Io non sono uno che va subito. Ma voi andate, ma scusate, Riccardo, ma voi quanti dei compi? Anima bianconera, 51 le compie tua sorella. Time out, vai, metti in time out. Scusate una cosa, ma perché? In chat dico, ma perché arrivate sempre lì? Io non lo so, cioè, ma ragazzi, prima una ragazza corteggia, sì, cioè io non lo so. Ah, Luigi Liguori, a me. Il titolo della live, Pix, ha parlato Luigi Liguori. Sì, un'intervista. Ha dichiarato che è stato messo in questa trattativa per plusvalenza, per fare una plusvalenza, pur non essendo mai stato a Lille, sia lui che gli altri tre, e poi praticamente ha detto che Napoli ci ha rovinato la carriera, ci ha bruciato la carriera. Pallaccio di Darmian. Ma la gente sta male, ragazzi, è che semplicemente in queste live non eravate abituati ad avere una ragazza e quindi la situazione è sempre questa. Però vi consiglio di abituarvici un pochino di più. Però secondo me queste dichiarazioni di Liguori sono molto importanti, però io penso che, non mi voglio più esprimere su queste cose, però già che mi puzza, già che hanno chiesto ancora oggi 6 mesi per chiudere le indagini, stranamente quando finisce il campionato. Ma sai, quando poi la verità esce piano piano, poi dopo Matteo, si inizia. Anche l'Inter, che una notizia sull'Inter che è un controllo di bilanci. Mi sa che Gianni si è arrabbiato. Aia, ribellione del capo. Aiuto. Allora Gianni, no, aspetta, fammi spiegare. Allora facciamoli serie per una volta. Già sono incoglionito. Intanto metto in evidenza qua. Ok, puoi metterlo Gianni, puoi metterlo. Già sono incoglionito di mio e già lo sapete tutti. Quando mi è stata data la clip da Marco 99, pensavo che era Matteo, perché voglio precisare la cosa, perché poi non voglio passare il messaggio pensavo che era Matteo, perché ho messo la clip subito. E ho detto, adesso vi faccio vedere la clip di... Era anche per scherzare. Di un cazzaro. Di Matteo, così. Quando ho messo la clip, e ho visto che era Gianni, mi sono messo le mani in testa. Dire, porca puttana, pensavo che era Matteo. Quindi Gianni, non lo penso, tu sei il dio di tutti, lo sai, io ti voglio bene, ti rispetto. Per me sei come un padre, sei un punto di riferimento, quindi lo dico sinceramente. Pensavo che era Matteo. Se mi dici che sono un cazzaro, mica me la prendo. No, ma cioè, vai, lo dico per scherzare, io non lo dico per... Non lo so. Solo che è capitato che lui pensava che eri te, invece era Gianni, no, capito? Era Matteo, poi con la stessa chiamata, ho detto, mica Gianni, cazzo. No, perché non voglio fare... Ma io te li do 100 euro di multa, Gianni, non è un problema. Io ho scommesso anche con Luca. Fai vedere la busta paga di questo mese. No, mi arriva al 10, al 10? Sì, mi arriva al 10. No, raga, io non voglio far passare un brutto messaggio, io pensavo che era Matteo, poi con Matteo scherzo, sai, non lo penso veramente, io scherzo. Lo dico per gli altri, ma non lo penso veramente. Poi se Gianni... Non l'ho detto mica così per dire, pensavo che era Matteo, poi ho visto che era Gianni, perché la clip l'ho messa per sfuggita. Io in difesa di Pix, mi appello alla clemenza di Gianni. Oh, scusate, allora, videocamera. Allora, Pix è il più figo del tubo, se pensa di farlo cadere si sbaglia, Pix vuole avere chi vuole, non diciamo cazzate. Io, posso avere chi voglio, ma non mi caga nessuno, anche questo ragazzi. Cioè, Pix è il figo della Sora Camilla, tutto voi, nessuno se lo piglia.
Le dichiarazioni, c'è un messaggio, Pix, che le dichiarazioni di Liguori sono del 2021. E quindi? E quindi? Anche se è del 2021. Ma che fosse un 2021, non scusa, e non è il 2023. Cosa vuol dire? Non cambia il cazzo, Matteo. I quattro giocatori sono mai stati a Lille? No. La trattativa Osimhen è stata una trattativa truccata? Sì. La procura di Napoli sta facendo qualcosa? No. Cosa ha fatto? No. Ha chiesto 6 mesi di proroga per vedere le carte. Pensa a te. Però i giudici napoletani hanno rotto il cazzo alla Juve pomeriggio. Però hanno aperto un processo in mezz'ora, dopo che lo scorso anno era finito e sepolto, con la Juve prosciolta, l'hanno riaperto in mezz'ora, con il sentimento popolare, perché là dentro sono tutti tifosi, interisti napoletani, e casomai prima erano 9 punti, poi la signorina avvocatessa Sandulli, figlia di quel pezzo di merda che nel 2006 ci mandò in B. No, stai sbagliando. L'avvocatessa la Sandulli è la presidente del CONI, non c'entra niente con la procura della FIGC. Lei sarà quella che dovrà discutere il ricorso della Juventus al CONI. Sì, quella è una cosa. È napoletana, però. È la figlia di quello che ti ha mandato in Serie B, Sandulli. Quindi è uguale, gli stessi ragazzi. Vabbè, comunque c'ha ragione pure Gromel. Perché se sono di dichiarazioni vecchie, è ancora più grave. Vuol dire che la procura ha fatto un cazzo per anni. Allora, c'è un'ultima ora. Ha parlato all'intervallo a una tele locale il procuratore di Skriniar, che ha attaccato l'Inter. Non ci hanno mai chiamato per il rinnovo. L'Inter lo ha messo sul mercato. Abbiamo parlato col Paris Saint-Germain, però abbiamo parlato anche con molte squadre. L'avvocato di Roberto. Ma la vera domanda è: perché la procura di Torino fa di tutto per andare contro la Juve e le altre invece proteggono le loro squadre? Perché i giudici della procura di Torino sono napoletani, Bianca. Perché non lavorano. Quelli che sono dentro la procura di Torino sono napoletani. Grazie, l'ho detto mo io. Grazie, molto gentile per. No, per carità. No, sto scherzando, Matteo. Tranquillo, può darsi che non mi avevi sentito e hai ripetuto. Dicendo, questa è una sentenza popolare. La stessa valenza di come 2000 anni fa, quando volevano tra Gesù e Barabba chi volevano salvare tutti qua, e tutto il popolo Barabba, esatto. E hanno crocifisso Gesù Cristo, Xellone salvate, no Barabba, ecco. Ma sicuramente abbiamo sbagliato. Ci porti a spasso? Devo portare giù il cane, sì. Poi Matteo segui il Raptor o l'altro? Sì, siamo al minuto 54, c'è l'Empoli che avanza, fa la partita, ma è normale. Prima c'è stata un'occasione dell'Empoli, però è stato Porto giù il cane prima. Pix, tu devi portare il Raptor o l'altro? No, quello grande. Ah, il Labrador. Adesso non vuole. Il Raptor fa tutto sul tappetino, quindi non è. Adesso non dite che non ve l'ho detto. No, non lo dico. Dai. Ho promesso che non faccio più previsioni, quindi. Veramente l'hai capito? Piuttosto, se. Cioè, secondo voi McKennie dovrebbe accettare l'Arsenal? Trova un vantaggio per andare avanti, sì. Cioè. No, non basta. Mi sembra una questione. Ma quando è uscito l'articolo? Allora, Bianca, secondo me, l'Arsenal, allora, è un trasferimento internazionale. Bisogna vedere anche i tempi. Sì, i tempi, in teoria i tempi ci sarebbero.
è chiaro che la Juve bisogna vedere se investe questi soldi per un nuovo centrocampista o per metterlo nel bilancio. Per me vende, non investe per una situazione. Cioè, io ho paura che anche nella situazione in cui siamo adesso non ci sia nessuno capace di fare mercato in questo momento. Hanno messo la Manna, che lo portano in prima squadra. Poi ha messo Calvo, che è uscito ieri comunicato, che farà... Che ci vuole. Pix, da quello che tu sai, McKennie potrebbe essere rimpiazzato? In caso di cessione? Ah, dipende, anche c'è cioè, questa situazione di mezzo della penalizzazione, io non penso che spenderanno soldi, eh. Io non penso. Anche perché, se non c'era questa grana qua, no. Se non usciva questa grana qua, probabilmente sì, ma adesso che c'è questa cosa qua... Dove è la notizia, Matteo? Eh? Dove è uscita la notizia Sky? No, stamattina ne parlava Albanese, ne parlava. Albanese, allora... Aspetta, di McKennie? Voglio andare a verificare. Di McKennie? Sì. Sì, McKennie ormai. Però c'è pure un'accelerata di una notizia delle 7 che ho letto. Un'accelerata di dell'Arsenal per McKennie. Okay. Allora vado a verificare, solo vedere se c'è qualcosa. Andiamo. Avevamo detto 25 milioni. Contropiede dell'Empoli, 3 contro 2. Dai. Attenzione, palla buona per Bairami. Bairami, calcia Onana, non trattiene. Ancora Bairami. Caputo, si gira e si volta. Henderson, calcia Onana. Io continuo a ribadire e mi continuano a dire che finita tutta questa puttanata mediatica, Agnelli ricomprerà la Juventus. E la porterà fuori dall'Italia. Dai, zitto, Superman. Cos'è? Ha visto un altro cane? Basta. No, avrà visto un tuo simile. No, scherzo, Matteo. Sì, è un cane. No, Tobias, non voglio più fare previsioni. Era sulla partita, ma non voglio più fare previsioni. Beh, mi continuo a dire questa notizia qua. Che Agnelli comprerà la Juventus e ricomprerà la Juventus. E la vuole portare fuori dall'Italia, facendo guerra alla FIGC. Poi, oh, ragazzi, succede o non succede, non si sa. Però. Ma non so. Bairami, numero su Di Marco, Bairami, messo giù, non c'è niente, recupera l'Inter. Contropiede. Però è lenta l'Inter. Come si scrive? Pronto a entrare Lukaku. Minuto 58. Siamo un rito. Perché dire che intanto Paris Saint-Germain 5-0 contro una squadra dilettante, Mbappé, Neymar, Mbappé. 4 gol di Mbappé. In Coppa di sì. Ok. Fulham Tottenham 0-0. Premier League. Ah, Agnelli sbaglia. Agnelli palla dentro anticipata. Contropiede dell'Empoli, fallo di Mkhitaryan, si prosegue e non c'è giallo. Sì, per proteste a Mkhitaryan. Mkhitaryan protesta, attenzione, arriva anche Barella, muso duro con l'arbitro, attenzione, casino. C'è Luperto che gli dice fatti i cazzi tuoi. Ma scusa, io mi sangue. Guarda che non è una cazzata, guarda che non è una cazzata. Eh? La Juventus, se vuole uscire dalla Serie A, può farlo, eh. Fa richiesta a un altro campionato, può farlo, eh. Non è che non può farlo. Oggi in live da Tricarico, se ti ricordi, Tony, avevo detto che c'erano gli osservatori della Juve a vedere Parisi. A me sta Parisi mi sta piacendo, bravo questo Parisi. Parisi. Giovane Parisi. Il problema è che io ho la sensazione che questa società non voglia andare via dall'Italia. Boh. Allora continuiamo a farci mettere piedi in testa. Però il problema allora è che la Juve non parte, se vuole andare in Premier League, parte dall'eccellenza. Ma partiamo dall'eccellenza, ragazzi. No, volendo puoi farlo, però
dai partiti. Io purtroppo non mi sento rappresentato da questo qui. Io non tifo Italia, non tifo la nazionale. Voi lo sapete, mi conoscete. Dopo il fatto di un mese, io non tifo più Italia. Io non canto mai più, non canterò mai più Fratelli d'Italia, Italia Sedessa. No, se vogliamo io do in avanti. Tifo Francia, per di? Se giocherà con l'Italia. Ti ero pure contro. Io ho sempre tifato Francia. Bravo. Oh. Hai fatto la migliore cosa, guarda. Guarda, ti fare Francia, Germania, Inghilterra e quelle squadre di anche persone. Ma l'ho detto in una delle prime live in cui sono entrata. L'ho detto che purtroppo quando abbiamo vinto il mondiale nel 2006 ero troppo piccola. Poi la nazionale italiana non è che abbia brillato in questi anni. Vabbè, e sinceramente non mi sono mai sentita. A parte il 2012 e il 2021, le due finali. Sì, ma non mi sono mai sentita così tanto patriota. Gaetano dice, non dobbiamo usare più mezzo giocatore della nazionale. Il problema è che questa società è giocatore della nazionale, a marzo gli hai dato. Comunque ho pestato la merda, ragazzi. Senti, tu a Matteo non lo devi neanche schiacciare, capito? No, che tra l'altro era del mio cane, quindi ho fatto... Scusa, no, pensavo che dicevi ho spestato il merda, allora ho pensato... Scusa Matteo, non volevo. Anche per me la Juve non uscirà mai dall'Italia. Però secondo me nella testa d'Agnelli questo... Agnelli! Per me Agnelli ci pensa spesso, perché sappiamo Agnelli che è in combutta con la PCC, quindi sì, ma come fa a comprare il Juve? Se fosse così in combutta non avrebbero fatto tutti questi attacchi alla società quando c'era lui, Pizzo, come fa a comprare la Juve? Che di solito due trova 2 miliardi. Ma c'è un patrimonio di 36 miliardi, Non è che... Sì, ma i soldi non è che se noi usa tutti, ci sono soldi... No, però, Oscar... Sì, abbiamo capito, però per dire, quelli che può spendere per un qualcosa, allora, sono 10 rispetto ai... Allora, Agnelli ricomprerebbe la Juve con un fondo americano. Ah beh, accompagnato con una cosa... Allora sì. Già quella tra Apple o Amazon. No, non si sa. O Apple o Amazon. Elon Musk non credo comunque. Ma figo, non è... Elon Musk, magari ogni tifoso della Juve ci regala una Tesla a testa, va bene. Siamo contenti. Vabbè, te regala pure una bella autista oltre alla Tesla. Anche una bella autista per tu. Che vengono no, a me, perché non so guidare, capito? È più possibile che viene Amazon, secondo me, una quota. Invece voi che guidate vi attaccate al chezzo. Io non è che guido tanto, Lo so. Allora, quando guido mi perdo. Allora, scusate una cosa. Allora, voi avete fatto i discorsi tutti giusti. Però, se lui è stato fatto fuori dal cugino, lui, come dice Pix, vorrebbe entrare con un fondo americano, prendere il 49%. Ma alto, quando finirà tutta sta cosa? Non subito, sì. Questo è un discorso in futuro. Futuro. Infatti oggi è uscito un articolo su quella roba lì, che io non vorrei che capitasse proprio il giorno del centenario, del famoso centenario della famiglia Agnelli. Agnelli! Oppure potrebbe succedere un'altra cosa clamorosa. Tipo? Aspetta. Che bocci con la chiavetta, dici te? No, adesso aspetta che entro e ve lo spiego. Sì, aspettiamo con onza. Si è bloccato pure. Dai, Raptor, vieni qua. Oh. Sì. Raptor. Bella nuova, Barella, palla dentro. Crossi dentro. Si lamentano per un presunto fallo di mano contro il piede dell'Empoli. Ecco. Da rigore, come Bairami, attenzione, Empoli in avanti.
Attenzione, vai Rami, vai Rami, limite dell'area, Empoli in vantaggio. Vai, quanto, Rami, godo. Quanto godo, ragazzi. Godo fantasista. Ah, no, Baldanzi, scusate, posso dire Baldanzi adesso. Quanto Pantanzi. Posso attento, Luca. Una poca. Guardalo, Pix Paperone di Onana. Guardalo bene. E Biancaneve. Peggio di Scesni. Biancaneve di sette Onana. No, mi dissocio. Allora, quello che volevo dire io. Di chi? Questi Agnelli fuori da tutto, dalla Juve, da Stellantis, dall'ECA, eccetera, 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 continuo a dire che mi fa pensare che quella famosa chiavetta dove Moggi gli disse «Toh, Andrea, qua c'è tutto il vaso di Pandora, guarda e ascolta», mi fa pensare che potrebbe essere per il centenario Moggi e Agnelli, sotto traccia, si mettono insieme per cercare di far tabula rasa in FIGC e soprattutto per aprire Calciopoli. Pix è fuori strada, potete clipparla questa, Moggi non rientrerà mai più nel calcio. No, però tu sei peggio di Padovan, Matteo. Non ho detto che succede, attenzione, ho detto che succede, è una mia sensazione, ho detto, non che succede. Comunque Panoia, tranquillo, che tanto lo vincete anche quest'anno, penalizzeranno anche il Napoli con Osimhen e voi belli lindi e pinti con Casadei. Esatto. Ma scusate una cosa, voi siete così convinti che Moggi debba ritornare alla Juve? Ma no. Ritorno. Ritorno alla Juve. Poi ragazzi, c'è anche questa cosa qua di Giraudo che tra un mesetto c'ha quella sentenza lì per i diritti dell'uomo, che lui ha detto io andrò fino in fondo. Intanto al 18° fallo ha ammonito Barella, al 18° fallo. Pronto Dzeko? No, che bell'uomo, cazzo. Che bello Barella. Io. Questo è quello che ha detto il presidente, che nell'incontro di sabato ha trovato tutta la squadra compatta e non se l'aspettava, ci credete? Ma è bianca, sono parole di circostanza, cosa deve dire? Che l'idea che... Infatti in campo l'ho visto una squadra che è contropiede dell'Empoli, attacca ancora Henderson messo giù, niente di che, questo è 2-0. Ma lo so che è Moggi radiato, ragazzi, lo so che è Moggi radiato, sì. Uno può anche lavorare sotto traccia, Moggi a casa può fare quel cazzo che vuole. Vabbè, io non ho detto che deve andare in giro. Una casa può fare quel cazzo che vuole. Cioè, secondo voi Agnelli non chiama Scanavino o Ferrero per dirgli cosa fare? Lavorare sotto traccia non vuol dire andare in giro a spiare cosa fanno in FIGC. Ti posso fare un commento di quello che stai dicendo? Fantacalcio. Stai parlando di fantacalcio. Ma infatti, ho detto, non è una mia sensazione. E poi, io, ragazzi, sì, non succede, però ce lo posso però ascolta, porca puttana, scusami, te l'ho detto 30 volte che è una sua sensazione. Sì, vai. Non sto dicendo. Ti parli sopra, è logico che poi non capisci, te l'ha spiegato che comunque non è una cosa che l'ha sentito da una sua fonte, è una sua sensazione. Non è più giovane, no, dico oggi, quella era 80 ne ha quasi, 75 ne ha oggi, 80. Non è più giovane, cioè, ancora voi secondo te? Mai. Io mi ricordo che lui era dirigente di una squadra albanese ai tempi, poi adesso no, sono passati tanti anni. Ma Giraudo si parla, cos'è, marzo? Ma a febbraio? Questa sentenza? Marzo. Allora, Luciano tutto a marzo, capito? Tutto...
aspetta, fa vedere. Sto dicendo una stronzata, forse è febbraio, fine febbraio. Luciano Moggi ha 85 anni. Mamma mia. E neanche un capello bianco, vabbè che potresti pure che se li tinge. Il 37. Lui è azionista di maggioranza o di minoranza? Minoranza. Però azionista ha avuto... cos'è? Litigano? Sì, Di Marco e Barella hanno litigato uscendo tra di loro. Bello. Infatti sono usciti Barella, Di Marco. Hanno chiamato le mie. In che senso? È entrato Gosens, Aslani. Che poi chissà perché c'è sta cosa qua di togliere i, come cazzo si chiama, gli ammoniti. Tony, lui l'ha fatto sempre così, Inzaghi è sempre così. Ecco, mi farmi. Bravo Mirko, pure io firmerei. Io siccome non ci arrivo, muoverò tra due anni. Ecco. Ma vai a cagare. Potresti ripetere i dati dell'operazione Osimhen? E minchia, aspetta. Sono tanti. Allora, 70 milioni, giusto? In totale. 70 milioni al cartellino. Sono 71,295 se mi sbaglio. 2,46. Tre cartellini di Liguori. No, quattro. Liguori. Carnesi. Quei altri due, non mi ricordo, che quelli in banco la mamma li conosce. Aspetta che ve lo scrivo i nomi, aspetta. Liguori, quello che gioca adesso in D. In D. Poi c'è uno con la caca, no. Mi sentite? Sì. Allora, i dati ufficiali dell'affare Osimhen. Il prezzo di Osimhen è stato di 71,246 milioni, più 10 milioni di bonus, pagamento in 5 anni, nell'operazione 4 tesserati del Napoli, che sono passati a Lille, qua si dice, ma il giocatore Liguori ha dichiarato che a Lille non ci sono mai stati e gli hanno bruciato la carriera. Sono Palmieri, 7 milioni, mai stato a Lille, ora gioca con la Nocerina in Serie D. Carnesis, mai stato a Lille, 4,8 milioni, svincolato. Manzi, mai stato a Lille, 4 milioni, adesso gioca alla Turris in Serie C. Luigi Liguori, 4 milioni, non è mai stato a Lille, lo ha dichiarato lui, gioca ad Ercolano in Eccellenza. Questi sono... Adesso è molto. Questo è grave comunque, È vero, io mi vendo la e non ho fatto neanche un minuto. Un po' di coglione la Juventus. Bravo. Ah, ecco, Andrea Di Carne ha messo il messaggio. Napoli mi ha iscritto nella fare Osimhen per fare plusvalenza. Non siamo mai andati a Lille, nemmeno per firmare. All'inizio non lo sapevamo, ma poi abbiamo scoperto tutto. Il Napoli ci ha bruciato la carriera. Pazzesco, avete visto? Che era comunque... E Cardesi, se non sbaglio, era un portiere e non era neanche tanto male. Era l'ex Udinese che poi è passato al Napoli e poi è stato venduto. Si può dire tutto perché le plusvalenze le fanno tutte le squadre, ok, però a me sembra più grave questa singola operazione piuttosto che tutto quello che può aver fatto la Juve, onestamente. Naya, capisco la tua rabbia, però cancella il commento, mi dissocio issimo. Ma chi è? Panaia. Cancella il suo commento. No, Panaia. Ricordiamo che è il tuo attaccante dell'Inter, Panaia. L'avete preso in prestito tanto Casate che banco aveva visto il campo di calcio al Chelsea, dai. No, Royal, amico mio, sono arrivato a 100 follower, grande, continua così. Pian piano si cresce, tranquillo. Ciao, amico mio. Tutto a posto? L'Inter, anche lì, scusate, l'Inter vende, prende Lukaku, giocatore del Napoli, Andrea, giusto? Poi lo rivende a 100 milioni, adesso lo riprende in prestito, cioè. Sì, infatti. 8 milioni. Diritto di riscatto, con diritto. Il prestito di comunque oneroso, valutato 20 milioni, e quei 20 milioni hanno dato Casadei. 100 milioni di Casadei, 20 milioni, li vale?
non ha mai giocato. Tutto bene, Royal, amico mio. Un giocatore che fino a ieri, grazie al cognome, andava suonando per le balere dell'Emilia Romagna, cantato Romagna Mia. No, cambio nell'Inter, eccolo Lukaku, eccolo al posto di Mkhitaryan. Dove sono le bamboline? Oh, dobbiamo fare i riti. E dirò di più: se il metro di giudizio che ha usato la procura deve valere per tutte, il Napoli dovrebbe perdere tutti i punti che ha fatto con Osimhen in campo. Sì, anche lì Inzaghi è un altro scivolone, calcio d'angolo non si fa mai cambio, io non lo so. Da vedere una maglia traversa del cinese, veramente che schifo. Sì, però scusate, una cosa, ecco, traversa dell'Inter. Ma dai, in 10 l'Inter, dai ragazzi, mamma mia. Attenzione Aslani ha preso la traversa. Allora, Bellanova. Scende Bellanova. Cross a cercare Lukaku, rimessa laterale. Sì. Lukaku c'è già il fiatone, un minuto. Se lavorassero anche con questo. Io, cioè nel senso, perché questo è stato il metro di giudizio usato con noi, ragazzi, cioè. Ma se poi... Scusa Bianca, tu ancora non eri nata, ma se per il fatto di Recopa per il passaporto falso dovevano andare in B quelli dell'Inter, 11 anni col passaporto falso, 11 anni aveva il passaporto, la patente e la carta d'identità falsa, Quindi cioè, aveva i documenti falsi, doveva essere radiata quella l'Inter, avete appatteggiato. Difatti quest'anno oggi Quest'anno in Cina è l'anno del bianconiglio, il white rabbit. È l'anno del coniglio. Ma guardate, allora, ragazzi, che Inzaghi è anche peggio di Allegri. Punizione dal limite per l'Inter, sulla palla ci sono Aslani e Çalhanoğlu. Parte Aslani, barriera. Ecco. L'Inter ha giocato con un calciatore a Recopa con passaporto falso e da regolamento. Ogni partita giocata è persa 3-0 a tavolino. Invece la partita è passata liscia. Perché c'era Angelo, perché c'era Massimo Moratti. Tanto... Bravo, carissimo. Bravo, sì, bravo. E anche, ti ricordi anche del doping nell'Inter? Anche il doping. Ma non vi siete mai accorti di una cosa? Tony, ti sei mai accorto che Moratti non ha mai fatto un'intervista all'interno, sempre all'esterno? Satriano, ex Inter, in area di rigore, palla dentro, Caputo di testa! No, Ciccio, cosa ti sei mangiato, Ciccio? Bianca, se il trasferimento di Osimhen viene stabilito e regolare, tutte le partite giocate da Osimhen dal regolamento sono nullo. Per la tavolina, per forza. Però bisognerebbe che lo facessero in questi mesi qui, perché se lo fanno quando il Napoli ha già vinto lo scudetto, la vedo un po' inutile la cosa. È tutto una pastetta. Ma tanto, lo faranno a fine campionato, faranno festeggiare al Napoli, poi la assegneranno all'Inter, come è successo nel 2006. Quindi sentiamo odore di un altro cartone, Tony. Infatti c'è Pataglia, gli altri interisti, al posto di fare da zona, dasselo su Disney Plus, là sono esperti di cartoni. Bella questa. Beh, Disney Plus ci sono anche i telefilm della Marvel, quindi non è che... Ma sempre cartone animato, so. Il caso Suarez sappiamo tutti com'è andato, quindi... Ma non è neanche mai arrivato alla Juve alla fine, che cavolo... Cioè... Ma solo perché il coglione di Paratici, cioè, ha solo detto che poi in quel caso non aveva detto niente di che cioè, di chiamare la sua amica che era il ministro, la Fedeli mi pare, o De Micheli, quei cazzo si chiamava Michele, che era un'amica di Paratici, che era amica di praticamente aveva detto se potevano
dare una parola al rettore di Perugia per accelerare i tempi. Non ha detto, non ha detto di far andare di cioè solo di anticipare l'esame, non di truccarlo. 3 contro 1, Baldanzi, entra in area di rigore, Baldanzi, palla dentro, troppo arretrata per Caputo, mannaia Licani, dagliela meglio. Ehi, dissocio dai mannaia. Comunque è uguale, perché Suarez alla fine non ha mai giocato nella Guarda. Juve, quindi... Ma appunto. No, non è neanche stato tesserato Suarez. Chi è che aveva preso allora, quell'anno? Suarez quell'anno aveva l'accordo con la Juventus a 10 milioni la stagione. Minchia. Non è stato preso perché il signorino Paratici non è più arrivato, perché il signorino Paratici non sapeva che il giocatore è extracomunitario. Questa è la cosa grave. Un dirigente sportivo, un direttore sportivo che non sa che un giocatore è extracomunitario. Perché si è fatto fregare dal fatto che la moglie o era spagnola o addirittura era italiana. La moglie ha il passaporto comunitario. La moglie. La moglie è italiana, mi sembra. Infatti italiana, sì. Italiana. Oh, però l'unica cosa che devo, che si bisogna pure dire di questa storia di Suarez è perché quel coglione, cioè, aveva un tassello da usare e l'aveva usato per McKennie. Sì, è vero. Poi aveva finito gli slot extracomunitari. Poi preso dal fatto che lui era convinto che avendo la moglie italiana avesse passaporto italiano. Sì. Ma ho paura. Chi è mo? Pensavo che era Pandorino. Ciao Dani. Andate Ciao, giù, Dani. Vaffanculo. Ti butto giù Pandorino a chi? Vaffanculo. Ecco. Ma è andata a puttana pure il video, porca puttana. Anche lì, poi ci lamentiamo del rosso in bilancio, ma tu puoi pagare e dare Suarez 10 milioni? Cioè, dai. 10 milioni. Oh no, Dani, 10 milioni a Suarez. Ma dai. Sì, ma sarebbe stato il meno, sono tutte le merde che prendo tanto in questo momento qua. Dzeko, in mezzo a 2. Allarga per Aslani. Ste merde devono fallire, cazzo. Aslani. Çalhanoğlu chiede il fallo, sì, ecco, non ho mai visto un fallo a chiamata, vabbè. Cioè, come mai io sono con il pezzotto e sono in ritardo? No, mi dissocio totalmente, ovviamente. Ormai non ce l'ha più nessuno da zone, ragazzi. Bisogna guardare in faccia la realtà. Ma io non ho mai fatto per mangiare due giorni. No, mamma mia. Che Lukaku? Lukaku ha toccato un pallone. Cazzo, il telecomando. Sì, però ma... Ho avuto un'emozione. Dani? Eh? Stai guardando il Tottenham? No, sto guardando anch'io Inter. Ma guarda, adesso mi guardo... Guarda il Toto, cazzo, dire tutto, TV, non compate TV, sì, visitate i pay TV, non compate giornali, non guardate più trasmissioni sportive, ragazzi, questi devono andate a fanculo tutti. Gaetano, l'avevo detto prima quando ero appena entrato da Pix della cosa della Puglia. Minchia, è un movimento in massa, oh. Oggi il ministro dello sport comunque è andato giù pesante sulla sentenza. Quindi, cioè, sì. ha detto che siano chiari, che poi faremo perché poi le norme le fanno dopo che hanno punito la Juve. Esatto. Ovviamente, vabbè, però che non sia una questione di tifo, hanno detto. Quindi. Se fosse quello, a body. Comunque, infatti è quello che ho detto prima io, cioè loro sono andati di sentimento popolare, però facendo così si sono trovati tutti contro, poi quindi quale sentimento popolare? Hanno fatto una sentenza anti-juventini, Bianca.
Ho capito, ma è meno la percentuale di anti-juventini rispetto a... Ma poi uguale, anche esperti hanno dato ragione alla Juve che non sono juventini, voglio dire. A parte Grassani, Chiaro. Questa cosa della cravatta, cosa che ha detto? Allora, praticamente c'era il post partita di Juve-Atalanta. Grassani chi è? L'avvocato del Napoli, quello che va sempre in giro. Sì, l'avvocato del Napoli, sì. L'avvocato del Napoli. E allora gli fanno una domanda dallo studio, gli ha detto: mister, vuole chiedere qualcosa all'avvocato Grassani? No, non gli chiedo niente, gli faccio solo i complimenti per questa bella cravatta azzurra. E l'avvocato si è messo. Poi è andato alla Rai, alla Domenica Sportiva, e si è cambiato la cravatta. E si è cambiato la cravatta. Sì. Che bello. Noto che se l'è messa nera, azzurra. A Bodi non è quello che ha prescritto. Chiedo anche a Dani, ma se boicottano il settore ospite juventini alla fine lo stadio né proprietà dell'altra squadra, lo aprirà ai propri tifosi, quindi non ci perdono nulla. Mi puoi dire grazie. È difficile che facciano una roba del genere perché non è settore ospiti chiuso, quindi se tu metti tifosi della tua squadra rischi che comunque qualcuno della tifoseria avversaria si presenti, o dici stadio solo per la squadra casalinga, ma non lo puoi fare perché deve esserci una cosa della questura, quindi come il provvedimento ai tifosi di Napoli e Roma che gli hanno vietato, esatto, non puoi farlo te squadra ospitante, cioè. Sì, ma ragazzi, il fatto che perdano soldi sicuramente questo sì. Adesso in teoria dovrebbero uscire. Devono perdere fino all'ultimo centesimo. Dovrebbero uscire dopo martedì, l'ultima giornata, l'ultima partita Lazio-Milan. Il giorno dopo escono i dati di ascolto delle partite. Se c'è Juve Atalanta la più vista, c'è da farsi dei due conti. Sì. Ma se già si è fatto si dovrebbero fare due conti, perché Juve Monza di Coppa Italia è stato più visto di Milan Inter Supercoppa. È vero. Allora intanto Dzeko è andato dall'arbitro, gli ha detto: devi dare 10 minuti di recupero. 877. Cioè... Allora fate i tempi supplementari. Fin quando lo segna l'Inter giocate. Ma gli ha fangulo sti bastard. Il playoff, lo spareggio, lo dicevo ieri a Spacca, ci sarà solo per chi arriva a pari punti per il primo posto. E in caso di tempi regolamentari in pareggio, si andrà direttamente ai calci di rigore. Tanto noi non ci abbiamo fatto, per me potrebbero. Noi abbiamo messo la via alla prossima, quindi non è una novità. Oh madonna. No, ma veramente, ragazzi, guardate che ci buttano in via. Io questa situazione qua. Ma quello in mezzo tra Bianca e Matteo e Matti il biondo? Ascolta, anima bianco nera, non fare tanto saputo. Il problema, Dani, se io su Serie B non ci riprendiamo più. Ci vogliono... Pix, io non voglio comandare poi... sul tuo canale, però è meglio che lo bani del tutto. Ha già rotto il cazzo un po' troppo. Non è come il 2006 che avevi i Big che sono rimasti. E poi siamo andati No, prima. Infatti, no, ma questa volta se ci buttano in B ci rimaniamo 2-3 anni. Cioè, noi ci teniamo, magari ci teniamo Fagioli, Miretti, anche perché la B non è facile. La B non è per niente facile. Cadetto, come l'ho detto, difficile. Soprattutto questa, se fosse stata quella del 2006 che aveva alla fine le tre favorite erano prima, seconda e terza e siamo andati direttamente. Ma sì. Allora, intanto l'Empoli cambia dentro, che è questo qua. Però almeno ci più Allegri. Fuori da pure. Ha giocato con la cuffia dentro Valukiewicz, minuto 90. Adesso vediamo quanti minuti di recupero. Ma più che altro, ecco, l'unico dubbio che ho sul discorso della Serie B è che rispetto al 2006 ci sono anche istituzioni che spingono per essere più chiari, più trasparenti, queste robe qua rispetto all'epoca. Quindi, cioè, se a Bodi parla, possiamo su campi difficili. Ci sono molte squadre che. Sì, rispetto a Dani, dici che rispetto a quell'anno lì maledetto, la situazione forse è un po' più chiara, un po' più...
sì, ma anche perché rispetto a quell'anno lì ci sono i social, c'è cioè tutto, è tutto però... più diverso rispetto all'epoca. Cioè, l'unica roba è che dobbiamo spingere noi. Cioè, è brutto da una parte dirlo perché significa che le istituzioni non servono un cazzo, però noi che stiamo su YouTube dobbiamo spingere certe cose, c'è poco fare. Cioè, dobbiamo dare un sentimento popolare può aiutare. Dinanzi a questa ingiustizia. Il problema sapete qual è? Non tanto gli anti-juventini e le istituzioni, gli influencer juventini, tiktoker juventine che dicono che è stata giusta punizione e dobbiamo essere obiettivi e dobbiamo accettare la squalifica. Non mi fai dire quella parola brutta che non voglio dire. È una che è andata allo stadio San Paolo a piangere. Sì, con la maglia del Napoli. Sembrava Dani. Aspettate un attimo che forse di merda. Bar per un... Dai. Affanculo, sembrava Dani. No, giocare. Dani, sto dicendo prima. Dico, viene prendere la UMB per loro. C'è un crollo poi di ascolti, Dani e Pix, se tutti guardate la puntata di oggi di Juventus, spiega un avvocato che difende Rossonera. Cos'è la questione? In Trieri, là, sì, ma quello era pure uno dei pochi che già dall'inizio diceva che non doveva succedere un cazzo con il caso Suarez. Sì, però scusate una cosa, quando succede qualcosa, tutti esperti di giurisprudenza, tutti avvocati, tutti qua, cioè... Ma sai cos'è? Non è che tutti esperienze, tutti avvocati, non dire così, quello è l'avvocato veramente, no, che cazzo no, dici? È un avvocato, però sapete cosa mi ricorda? Il periodo della pandemia, che parlavano tutti i virologi, c'era chi diceva una cosa, chi diceva un'altra, ci capiva un cazzo. Quello intendo io, quello. 92-30 rimessa per l'Empoli, 5 di recupero, Onana però recupera il pallone... Io non so che pensare, sinceramente. Quando ho detto a mio padre che rischiamo la Serie B, lui ha detto ma la Serie B è anche più divertente della Serie A. Ecco, a posto. Io mi dissocio da tuo padre, sinceramente. No, guarda, mi sa che la tifosa che diceva Dani, mi sa che lei è la figlia legittima di tuo padre. No, mi dissocio totalmente. No, ma io non lo sai, cara Bianca. Ma io l'ho detto in una delle prime live che sono più tifosa della Juve io che mio padre. Bravo, meno male che sei tu, meno male. Se ti rimandano in Serie B, smetti di seguire il calcio? Sì, seguo il canale YouTube di Rocco Siffredi. È più divertente. Ma raga, no, Pix, tu dici tanto, ma guarda che si imparano un casino di robe da... Sì. Io lo seguo. No, è vero, perché poi... Vari tutorial. Sì. Non è un discorso, no, è un discorso proprio che lui ti fa delle spiegazioni. Poi c'è qualcuno che ne parla male di lui, ma questa roba. Però lui ti fa delle spiegazioni logiche, secondo me. Ragazzi, le regole di Rocco, ragazzi, andatevela a vedere. Ma come si chiama sto canale? Il canale YouTube Rocco Siffredi. Sapevo neanche che c'era. C'è Malena, ci sono tante di quelle pornodive assurde. Non fanno niente, ti spiegano le cose. Chissà che cose ti 30 spiegano. Secondi alla fine, rinvio del portiere delle... Ci sono anche video interessanti, spiegano tipo sull'igiene, come ci si deve lavare, tutto. Deve andare alla bandierina adesso l'Empoli, se no gli dà l'ultimazione. Devrai però chiedi Rocco la salunga. Napoli ha vinto lo scudetto, cioè ragazzi, spacca, vivrà un anno di merda. Napoli vince lo scudetto, la Juve va in B, cioè, porca puttana, quello lì. Da no, Napoli lo vince Napoli lo scudetto, Dani. Cioè deve emigrare da Procida. Io ho una compagnia di Napoli, ragazzi, io in sti giorni ci ho litigato di brutto, ma di brutto veramente. Che domani dovevo andare anche a cena con loro e non ci vado, perché mi hanno rotto il cazzo. È finita. Inter 0 Empoli 1. Ecco. Sembra Juve. Sinceramente, non è che mi interessi più di tanto, perché chiunque vince per me sono un pezzo di merda. Quindi... Bravo! D'accordo. No. Anche i napoletani ci stanno rompendo il cazzo, questa roba qua.
Belga interisti, non è che... interisti, napoletani, infatti per questo dico che non me ne frega un cazzo. Milanisti no, sono un po' più... Però no, questo qui, cioè specialmente il momento di forma che stava attraversando l'Inter, è un brutto colpo, eh. Sì, questo sì, questo sì. Ma poi al... oggi guardavo Striscia, che faceva anche vedere un po' della Juve, ci perculavano, ma di continuo. Ma adesso con questa sconfitta... Ma Oscar, cosa ti lamenti? Meno... Cosa ti lamenti? È il sentimento popolare, l'importante è quando si usa la... Meno 14. O almeno 13, mi pare. Meno 13. Ma guardate che meno 13 non è più poco, Ma va. In che senso, meno 13? L'Inter è meno 13 al Napoli. Non mi abito scudetto. 50 Napoli, 37 Inter. Spiace. Allora, se questo Milan è l'avversario del Napoli, ragazzi, sinceramente. Il Milan domani vince la Roma. Comunque il Empoli ci ha superato. Secondo me il Napoli vince lo scudetto. Il problema si potrebbe porre se quella maledetta procura dà i documenti e se li dà in estate, boh. Quindi praticamente se il Milan domani cade a Roma è un'autostrada. Ma alla stessa lo scudetto. Ah, altra cosa, no. Io vorrei che ci levassero la penalizzazione solo per vedere gli juventini qui su YouTube e su TikTok, su Instagram, che ci hanno sparato merda loro, gli juventini, a dire che hanno fatto bene a penalizzarci. Cosa diranno nel caso in cui ce la levassero? Io vorrei vedere solo quello. Cosa diranno? Ci rimangeranno tutto? Ma sì, faranno dei video dove salteranno di gioia. Dove salteranno di gioia, piangeranno, grazie, così. Il problema è che se tocco quello poi ci vanno a giudicare, si riparte di nuovo da capo. Chi l'ha detto? No, sul serio. No, perché proprio ho sentito, ho parlato con giurista, con un'avvocatessa, mi ha spiegato. No. Sì, è finita, perché... 1-0 perso. No, Oscar, perché se vengono ridati i punti non c'è più niente, non c'è un'altra cosa, è un altro grado. Ma quelli degli stipendi? C'è anche quello degli stipendi. Ma i stipendi non c'è stato fatto niente. No, ma quello degli stipendi sarà in corso. Allora, il coso degli stipendi, a fine gennaio decidono se aprire o non aprire il processo, chiedere di riaprire il processo. Quindi significa che questi si sono studiati tutto. Questi chiederanno la riapertura del processo a fine gennaio, passerà un mese come è successo per l'altra cosa, e poi decideranno, a seconda di quanti punti abbiamo, quanti punti darci per riuscire a non recuperare più in zona retrocessione. Allora, io sono sicuro che faranno così. Se ne andrà un casino, cioè se ce ne danno 30, ce ne daranno. Cosa siamo in Serie B? Sì. Ma è quello che loro puntano, ragazzi. Cioè, è inutile mettersi il prosciutto al posto degli occhi. Esatto. Sì. Ma, e poi, se ad esempio, se andasse il consiglio, poi c'è, ho sentito che si potrebbe anche andare al consiglio di Stato. Ma se fanno una roba del genere, che ci buttano nelle ultime posizioni, io spero si vada al TAR e si faccia di tutto per fermare il campionato. Il TAR poi è il consiglio di Stato. Esatto, si deve fermare il campionato, non me ne frega un cazzo. Poi i napoletani, l'unica volta che sono primi e vincono lo scudetto, ci odieranno a morte. Perché, però, non fa cazzo. Anzi, però Dani, scusa una cosa, Oscar, se veramente il CONI non ribalta la sentenza, lì si va veramente al TAR e si blocca il campionato. E ma cosa, il TAR ti rifiuta anche, si può ancora dare consiglio, che è ancora l'organo sopra, supremo. No, dopo il TAR c'è la Corte di Giustizia Europea, la Juve va lì. No, però c'è anche il Consiglio di Stato, mi sembra, avevo sentito che avevo letto il Consiglio di Stato. Mi sembra che c'era sito, diceva qualcosa che... Io ho paura che Elkan al TAR non ci andrà. No, anch'io questo timore qua. Ragazzi, andranno fino in fondo. Io mi auguro che andranno fino in fondo, perché devono andare fino in fondo, cioè... Devono andare fino in fondo, sono veramente delle merda. Comunque la parte difensiva, non so se l'avete letta,
la parte difensiva della Juventus per ribaltare il, la sentenza è il fatto che siano state diciamo levate delle intercettazioni rilevanti che direbbero che non c'è il dolo, ok? Non hanno fatto apposta per falsare i bilanci, quindi... Quindi tu stai dicendo che hanno preso dei pezzi di intercettazione e l'hanno messa a piacimento loro. Hanno levato altre intercettazioni. C'è un'intercettazione che è uscita oggi che dicono non succede niente, Sì, del luglio 2021. Sì, aspetta, te la vado a riprendere. Purtroppo hanno questo brutto vizio che quando c'è un'intercettazione prendono il pezzettino che vogliono loro, ma non fanno sentire il pezzo integrale. Eccola qui. E questo che fanno i giornalai. Secondo la difesa, la procura difensiva, la procura federale non riporta una conversazione in cui emergono che le plusvalenze non avessero mille dolose, che è la memoria difensiva della Juventus. Praticamente dice questa intercettazione: no, non c'è nessun intento e ancora doloso no. Questa l'ha riportata l'ANSA, questa notizia. Ah, quindi importanza. Quindi praticamente Cherubini in una conservazione che dice: ma secondo me, ecco, dallo spirito sembra che quello che loro sarebbero quelli della Consob cerchino e capire dove come c'è stata una palese sovravalutazione, come se tra le nostre carte ci fosse, non so, guarda, Pjanic vale 20 ma lo vendiamo 50. Come se ci fosse la consapevolezza di quelli. Io credo che questo, cioè, praticamente è tutto un pastrocchio. Praticamente lui dice: io Pjanic vale 20, scrivo 50. Sì, ma comunque posso dire che questa è una cagata? Cioè, cosa vuol dire sta roba? Allora, anche un vestito di Louis Vuitton costa troppo rispetto comunque a... Comunque, notizia da parte di Bein Sports, che non so se è attendibile. Sì, però... qua l'ho messa. Sia Checco che Riccardo l'ha messa. Ok, bombardino. Molti vicino a Juventus hanno confermato che la nuova dirigenza della vecchia signora sta valutando di terminare il contratto che lega Allegri al club bianconero. Beh, se fosse vero, che Dio ci salvi. Vuol dire che... questa cosa. Cioè, poi ditemi se sbaglio io, ma io avrò il diritto di vendere quello che voglio al prezzo che mi pare. Sì. Ma sì, l'ho detto anche oggi Bianca da Tony. Se, esempio, mettiamo Pix, per me è sotto contratto e per me vale 20, per me vale 20. Per me vale 20. Ma sai cos'è il problema? Che loro, secondo me, anche la giustizia ordinaria, prende in considerazione il calcio come se fosse un settore normale. Il problema è che, ripeto, gli oggetti dopo gli anni si perdono valore, mentre i calciatori ne acquisiscono di valore. È una cosa completamente diversa. E il discorso delle plusvalenze, loro parlano di questi scambi specchio che non c'è il giro di denaro. Ma lo si sapeva già da prima. E se loro l'hanno fatto, se loro hanno telefonato, se loro hanno fatto queste robe qua, è perché effettivamente non credo che siano così stupidi da fare un qualcosa di illegale così alla luce del sole. Ma infatti... E vi faccio un esempio. Oggi lavoro a me, mi è arrivata un action figure. 166 euro totale. Questa qua. E tu hai pagato 166 euro una figurina? No, è arrivato il corriere, 180 euro ha voluto. Google. Eh beh, la commissione, la plusvalenza qua adesso si io ho la spedizione gratis. Io ho detto dal tipo: ma come? Sono 166 euro, pago 180. A me ci si la mangio. La mangio. La mancia la deve decidere lui, mica. Ma è un culo, 14 euro di mancia, porca miseria. Cioè, è il mercato si fa così. Se c'è un coglione che mi compra Pjanic per 50 milioni, io glielo vendo. Se non c'è nessuno, abbassa il prezzo. Aia. No, però... Lei può nominare... Perché Pjanic cosa? Pjanic cosa? Aia. Vai giù. Qua non si possono nominare le merde, ragazzi. Ah sì, lento come un caprone, mamma mia. No, perché chi se nomina la merda col suo nome va giù, quindi
Ah, non lo no, sapevo. No, Marancia Meccanica, io penso che intendessero Allegri via giugno, non adesso, ovviamente. Infatti a giugno. Anche se lo mandano via adesso, come non cambia un cazzo. Cioè, prima avrei detto aspettavano giugno, ma adesso sei in una situazione di merda, siccome possono anche anticipare le mosse. Cioè, tanto cambia niente. Tanto per me è una questione... Tanto anche se metti Montero, anche se dovessi mettere Montero è la stessa cosa, quindi non è che no, guarda, se metti Montero Zigliani non lo recuperi più. Beh. Allora, la squadra giocherebbe a calcio con Montero, questo non si può, però Zigliani non lo raccogli più. Montero, allenatore, vice allenatore o allenatrice, la ex moglie di Zigliani. Bravissimo, bravissimo. No, ma adesso scusate una cosa, cambiare adesso non serve un cazzo, poi fino a fine stagione con Allegri e basta. Poi ormai tenerlo serve un cazzo, cioè per me non serve un cazzo a prescindere niente come in questo momento. Quindi... Ma poi in generale la Juve non ha mai fatto il cambio allenatore a gennaio, cioè pensateci. Ma... No, l'hanno fatto. Sì, ma rare volte, non è usanza nella Juve cambiare. No, non è usanza, però l'ha fatto. Perché... Ha fatto è... in situazioni estreme, leggermente migliori anche di questa, se vogliamo dire. Sì. Ecco, brava, mi ha dato brava. mi è scappato una, scusami, dai, Daniele Orgoglio. Chiamerò Daniele adesso, va bene. Daniele! Oh, Ire, chiamati. No, Ricky, non posso dire cosa. Lo nominate De Gerbi, che sennò Pandorino si incazza. Ma che fine ha fatto Pandorino? No, condoglianze alla famiglia. Allora. Ma Pandorino è un uomo mattiniero, cioè la sera vuole andare. No. Quello lì dorme la mattina, mezzogiorno, sera, notte, dorme sempre. Cioè. Oggi, stamattina sono entrato in chat da Pandorino, gli ho detto di cotte di crude, gli ho scritto delle cose. Tony lo sa che ho scritto stamattina. Comunque mi ha fatto ridere stamattina. Cioè, io in gruppo ho scritto, posso fare questa cosa qua? Luca, no. Tu sei zitto e metti la cuccia. Infatti, oh, ma che cazzo c'entri te? Ma io Andrea, non sono d'accordo, perché invece per me Conte in queste situazioni batte 10-0 Allegri in conferenza stampa. Ho bisogno di vedere un qualcuno che proprio non le manda a dire adesso. Siccome. Io vorrei vedere veramente un esponente della Juventus andare in PDC e fare il culo a tutti. Minchia, ce ne fosse uno, per una volta, vedere una cosa del genere. Ma io oggi al Tridente volevo dire una cosa. Ma tornando alla questione di così. Ma andare... non andare più in trasferta. Andare a prendere pacificamente sotto la Federcalcio. Guarda Matteo, non siamo andati a protestare contro il governo, vuoi che andiamo a protestare contro la Lega? Ma poi in generale le manifestazioni così secondo me non servono a nulla, né a livello politico né a livello calcistico. Bravo. E anche se le fa organizzate con i social, lo vengono a sapere e ti fermano subito. Quindi non è... Comunque già il fatto che hai saputo... sei parte di un movimento che hai portato tutte queste disdette in meno, già è una cosa, guarda. Fa già. Ecco, questo sarebbe interessante, perché si diceva Conte, Zidane, cose, ma effettivamente chi verrebbe a fare l'allenatore alla Juve il prossimo anno a giugno? Zidane. Ma figurati se Zidane viene con questa situazione di merda. Per me Gasperini, per me. Io rimango, è da un anno quasi, che per me Conte o Gasperini sarà al posto di... E se torna a Pirlo? Viene. Ma secondo me in questa situazione neanche Conte, ma non per i soldi, ma sì, perché sì, siamo messi proprio male. Dipende da cosa succede, però. Se succede... Vabbè, se... Se succede iscrizioni in massa al canale YouTube di Rocco Siffredi e andiamo a vedere... Tu stasera non ti devi vedere niente. Hai capito? Già sono raffreddato, c'ho mal di gola e voleva andare. Allora, domani sei a casa, non andare domani. No, devo andare. Comunque la procura di Napoli sul discorso di Osimhen
ipotizza il reato di false comunicazioni in bilancio, eh. Quindi... retrocessione. Sarebbe retrocessione. No, ma no, giusto perché oggi ho sentito anche l'avvocato dire che non è nulla di grave, ma se viene confermato questo, cioè... False comunicazioni. Vuol dire un altro scudetto all'Inter, Dani. Un altro scudetto all'Inter. Figuriamoci se a Napoli succede una cosa del genere. Ma te l'ho detto. Ma secondo te, Dani, è possibile che vince il Napoli e poi in estate glielo levano e lo danno all'Inter? È tutto possibile. Come è successo alla Juve nel 2006? Bianca, è tutto possibile. L'hanno data all'Inter nel 2006, che sono arrivati a 20 punti. Sono arrivati pure terzi. Sono arrivati pure terzi. Dovevano darglielo la Roma, lo scudetto. Ma la stagione è finita. Cioè, mai capitato? No, era l'Inter. Lo scudetto, lo scudetto dell'onestà l'hanno chiamato. Lo era la stagione finita all'epoca. Allora, loro hanno sospeso i processi per il mondiale. Dopo i mondiali hanno ripreso e nel giro di 2 settimane hanno dato retrocessione e campionato all'Inter. Hanno dato in prima sentenza il B Juve a 30 punti. Poi in appello abbiamo partecipato meno in B era meno. 13. 17 meno 17 se non sbaglio, e poi al campionato in corso è diventato meno 9. E io tra l'altro ero a Trieste quando siamo andati, abbiamo annullato il meno quella volta. Ah, quindi quando avete pareggiato, quando abbiamo pareggiato i punti, stavi tu? Ero, sì, gol di Cristiano Zanetti. Hai fatto tutto in B, Dani? Tutte le hai fatte in B? No, ho fatto solo quella là di Trieste, avevo 16 anni. Io tutte in casa le ho fatte in B, tutte al comunale, tutte. Juve Napoli, Juve Genoa, Juve Frosinone, il 250esimo gol di Del Piero contro il Frosinone. Grande capitano. Sabato alle 4, si giocava il sabato alle 4. Sì. Infatti quel sabato lì di Trieste, mia mamma tra l'altro quella volta mi ha portato insieme al mio compagno di squadra. Non pensava che fosse così la curva, non pensava minimamente. Da quella volta maledice quel giorno, io invece lo benedico perché mi sono parlato. Riccardo dice: ricordiamo Matteo 2006, alla Juve non si vedrà nulla. Io mi dissocio da questo. Io anche ho detto: alla Juve non si vedrà nulla, e mi ha dato 15 punti. Io vabbè, anche Dani diceva: ci danno quanto 6-7 punti. No, ma io avevo detto inizialmente che per me sul discorso plusvalenze, io a rigor di logica non sarebbe successo nulla secondo me. Poi, conoscendo la giustizia sportiva, non segue una logica. Io sono più preoccupato per gli stipendi. Gli stipendi, sì. Sei del 91. Venerdì Dani decidono se riaprire il processo. Decidono se accusare tra virgolette Juventus, quindi secondo me passerà un altro mese per riaprire il processo nel caso. Ah, non è come venerdì scorso? No, mi sono informato, ho letto e loro devono ancora decidere se appunto fare la richiesta di riaprire il processo. Quindi venerdì ci devono rovinare un altro weekend. Esatto. Ci hanno rovinato il 5-1 con Napoli, ci hanno rovinato venerdì. Fine gennaio, fine febbraio si saprà il discorso degli stipendi. Però intanto, se non sbaglio, ci sarà anche il discorso Prisma, se non sbaglio. Forse il discorso c'è lui. C'è anche l'UEFA, non si sa quando. Però vabbè. No, vabbè, l'UEFA interverrà. Una merda. Come ha detto la Christine Lane ieri sera, l'UEFA secondo me si pronuncerà a fine stagione. Cioè ti lasciano fare le coppe, poi metti che la vinci, te la lasciano, però poi ti tolgono. Metti. Noi dobbiamo vincere sta coppa. Gliela dobbiamo infilare nel culo a Seferin, proprio tutta dentro. La dobbiamo ficcare. C'è tanto Damiano... Me... Aspetta. No, perché Damiano mi ha su WhatsApp mi ha fatto leggere un messaggio che non so di quanto tempo fa, tipo 2 anni fa sarà stato, che avevo scritto: Zanetti per me, ripeto, diventerà un ottimo allenatore, lui sa ciò che vuole. Ha detto anche Mauri Mister che Alvini e Zanetti sono ottimi allenatori. Non
Ma Big Luciano è fuori dai giochi. Purtroppo magari tornasse. Ormai quello, ragazzi. Chi lo ammazza? Chi lo ammazza Big Luciano? Luciano è nazionale. Scusate, ma vedi come siamo conciati? Stanno facendo vedere che si può scommettere se il Napoli farà meglio della Juve quando nel 2006. Ma vi rendete conto come siamo conciati? Ma vi rendete conto come lo stanno rovinando sto calcio? No, no. Il calcio questo... italiano, ragazzi, il calcio questo... è malato ormai. Sistema calcio, sistema calcio è malato. E il Napoli farà meglio della Juve dei 102 punti. Ma stiamo scherzando? Ma no, no, ci sono le quote. Questo qua è se è la scopa definitiva che del campione. Ma c'è il 2027. Dice... E vabbè. Belli capelli, belli capelli, belli capelli. Senza coppia fino a 2027, bello. Zazzaroni, Zazzaroni, Pix, Zazzaroni. Mica da Zazzaroni. Dopo quello che ha fatto a me Zazzaroni, ragazzi, dopo quello che ha fatto per una determinata persona a me Zazzaroni, non dovrebbe neanche più andare in televisione, dovrebbe essere radiato dai giornalisti. Ragazzi, cioè... senza coppe fino al 2027, fino al 2027 noi saremo in Serie B, che cazzo di coppe volete fare? Cioè... Appunto. Non lo ci credi. Ora sono di Vienna, ragazzi. È una viennetta adesso, è una viennetta. Dani, volevo farti una domanda. Tu cosa ne pensi di questa cosa di, cambiando argomento, di Harry Kane allo United e il Tottenham che viene a bussare per Vlahovic? L'hai riportato te sta roba? Scusa. No, il Daily Mail dice che c'è una trattativa per Harry Kane al Manchester United e il Tottenham vorrebbe sostituire con Vlahovic. Sì, ma ci può stare, cioè in questo momento qua bussare alla porta della Juve e strappare i giocatori anche a basso costo è una cazzata. Cioè, McKennie prima della sentenza lo vendevi a 30-35 minimo, adesso hanno già abbassato a 20-25, quindi lo hanno svalutation. Sì, però non voglio giocare con Ken e Milik la fine anno. Ken e Milik. Tanto non ha fatto più gol di Vlahovic, Ken e Milik, scusa. Sì, vabbè, però. Allora, andiamo alla filosofia. Sul black and white, alias anima bianconera, ha scritto: come siete pessimisti, prendetela con filosofia come fa Pix. Sta mangiando, quindi la sta prendendo. No, bene, non è che la prende con filosofia, la prende proprio. Vabbè, lasciamo perdere. Sì, vabbè, noi abbiamo capito. Ho detto che non c'è nulla. Tra che... Ecco, già smentito Matteo. Lo so. Matteo, no, non seguire Camelio. Non seguire Camelio, Matteo. No, non chiamarmi Camelio, non chiamarmi Camelio, Tony. Ho detto non seguire, ho detto non seguire Camelio. Ah, l'ha riportata al Daily Mail stamattina. Daily Minghe, noi Daily Mail. Il nuovo management della Juve sarebbe cercando una soluzione per liberare Massimiliano Allegri. Lo devi pagare 90 milioni a bilancio, l'esonero non so se l'avete data già sta notizia, a me l'ha scritto adesso, che pare che McKennie sia molto vicino all'Arsenal per 25 milioni. Sì, stasera avevo detto a inizio live, io non mi hai sentito, stavamo io e te stavamo. Io ho paura che alla fine Mauri Mister avrà ragione, la Juve prenderà Paolo Zanetti perché ripartiremo dalla B. Secondo me prenderemo Paolo Zanetti veramente. E ho anche chiesto se secondo voi, cioè se voi accettereste, perché io non sono ipocrita, io sono sincera, io al posto suo accetterei, vista la situazione che stiamo passando. Ah, McKennie, sì. McKennie? Sì. Ma il problema è, prenderanno qualcuno al suo posto? Ma figurati, questo è il problema. Andranno a prendere al massimo Fresneda, ma poi chi è che viene in questa situazione qua? Quello... Ma anche se sono il Valladolid, sono sicuro di essere in Liga. Qui non sei neanche sicuro se rimani, no? Cioè... Esatto. Exactly. Riprendiamo Molinaro, cioè. Molinaro? Ah, Sambuc?
Si è ritirato. Non arriva nessuno? Ragazzi, con questa situazione mi sa di no. Cioè, se non ci fosse allora, stata questa situazione, magari qualcuno sì. Allora, una cosa, se non arriva nessuno, ritira McKennie dal mercato. Allora, no, arriveranno tre persone. Allora, come nuovo difensore centrale dalla Puppa, poi il medianaccio... No, proprio difensore centrale io ero soprattutto, cioè... Il medianaccio che può fare anche l'esterno sinistro in un 4-4-2 tricarico, e poi la punta di diamante Pissavini, bomber, numero 9. Io il difensore centrale l'ho fatto una volta, ho fatto anche autogol, quindi il difensore centrale no. Proprio non lo faccio. Ma sempre meglio di Alexandro 6. Io Tony non giocavo neanche nei tornei. Tony hai toppato. Hai toppato, Tony. Perché? Il mio numero è sempre stato il numero 7. Ma vai a dormire. Vabbè, per dire il no, non il numero di maglia, il ruolo del 9. Sì, abbiamo CP7, non c'era. Io sono 7. Vogliamo parlare dell'esordio di Ronaldo, non ha fatto neanche un gol, mi arrabbia, dai, su. Dai. Allora, lo faccio io il difensore centrale, ragazzi, però con le ragazze, non con le ragazze. Io ho iniziato a 10 anni, giocavo nello Sporting San Donato. E facevo il terzino, avevo il 2. Poi, siccome io ero veloce e spingevo, sono passato come numero 11, come esterno sinistro. Poi me l'ho spostato quest'anno destro e da lì ho sempre avuto il 7. Io infatti io ero un 11, non, mi mettono sempre in panchina, però se avessi giocato qualche volta titolare ero un 11. Io ero un ibrido, non sapevo che cazzo, cioè, giocavo, ero un attaccante, però per far giocare sempre la prima punta a cocca della società io facevo sempre o l'esterno, ala, tutta fascia. E per questo io odio quando vengono messi gli attaccanti lì, perché so quanto soffre un attaccante a giocare lì. Lo fa per giocare, ma non mi piace giocare lì, cioè. Quindi hai fatto come Mandzukic praticamente. Mandzukic, Morata, Chiesa, cioè ho fatto solo che vabbè, con le qualità diverse. Vabbè, ma tu sei il migliore di tutti e tre messi insieme, solo che io non sono spaccone, non è che giocavo titolarissimo inamovibile, però quando giocavo. Riccardo, io ho sempre avuto due numeri, l'1 e il 12, facevi il portiere. Riccardo, l'ho fatto anche io il portiere. Anch'io ho fatto un anno di portiere. Sì, io ho fatto 6 mesi perché ho sostituito un mio ex compagno che poi non è più venuto. E avevamo problemi di portiere, vado io. Juve nel sangue, ma se tu riesci a capire i concetti, io ho sempre detto che non avevo fiato ed è per questo che fare a tutta fascia non mi piaceva farla. Cioè, non è che ci vuole una scienza. Purtroppo, quando ho giocato titolare, avevo l'11 e un paio di volte, quando ho giocato con un attaccante che mi trovavo bene, avevo io il 9 e lui il 7. Io il 5. Giocavi libero. Che facevi come aspetta? Ah no, mo sto dicendo la merda. Ecco. Facevi come la merda. Riccardo, tu hai mai giocato? Allora, sul Black and White, alias Anima Bianconera, scrive: Tricarico, tu hai mai giocato a bocce? Sì, soprattutto quelle di tua madre, che erano tonde. Bene. Oh, te le cerchi, Anima. Te le cerchi. Come ci giocavo. Allora, Fagioli ha fatto un'intervista, ha detto che sogno la 10 della Juve. Deve scalare, è arrivata la 44. No, oggi parlavamo di Bielsa. In Inghilterra si parla che potrebbe essere lui il sostituto di Lampard. Buffon. Quell'autografo di Buffon e poi Del Piero, quell'autografo di Del Piero e poi un altro fenomeno. Mettilo in primo piano, Morata. Che cazzo è combinato?
la foto con Buffon. Vai. Rivedere. Grande, uno che sono capitano, grande. Con simpatia a Daniele. Con simpatia a Daniele. Ciao. Adi. Grande. Poi, penso che c'era pure l'uccellino che ti ha firmato. Vuoi provare il mio uccellino? No, il mio uccellino. No, no, l'uccellino della racchetta, il passero. Questi vogliamo gli autografi di Dani. Ah, giusto, è giusto, perché va... È questo. Riccardo vuole un tuo autografo. Delitto. Io. Bianca, tu hai qualche maglia della Juve? C'ho quella di Tevez. Tevez di purtroppo Berlino. Ho perso, devo trovare, ma ho perso il fogliettino con gli autografi di quando il Siena è venuto a allenarsi qua a 90, che avevo l'autografo di Conte, che mi ha carezzato la testa quella volta e ho scambiato due parole in 5 minuti, ho detto: mister, devi venire da noi, porca puttana, facciamo cagare qua. È venuto da noi poi l'anno dopo, quindi il merito è mio. Cioè, Conte. Che ora apri? Cosa? No, ti carico, che ora apri? No, 23:30, è vero, fra 20 minuti. Sì, vai. Poi... No, solo per dire. No. È compleanno di Tricarico, tra poco. Tricarico. Tra pochi minuti. Dritto, allora. Io mi toccherei Tricchi, Io mi toccherei... Allora, chiede, se viene a San Donà, gli fa un autografo? È tutto il giorno che mi sto toccando. No, dai. Io, ragazzi, no, perché mi fanno gli auguri, mi hanno fatto tutti quanti gli auguri il giorno prima, pure grazie a Spacca, capito? Sì. Allora io ho dato un ma leva tipo la maglia, lì avevo visto la puttanata. Cazzo, si mette più pianto. Ma leva tipo la maglia. Ma vaffanculo, te il Paris Saint-Germain gli sci. Allora, te lo dico. Cioè, adesso vai contro la Serie A, queste cose poi potete far vedere con quella magliettaccia. Che schifo. Vai a dormire. Ma vai a fare la nanna, vai. Faccio vedere la mia maglia, aspetta. Ecco. Attiro nell'armadio, c'è tante di quelle magliette. Mamma mia. Sono tutte le maglie di Cristiano Ronaldo, ragazzi. Da quando era allo United, a Real Madrid, alla Juventus. Che bello. Il mio amore Cristiano, il King, il GOAT, il giocatore più forte al mondo. Mo' ci vorrebbe Ballon d'Orino. Altro che Messi, quella merda, quel nano malefico. Dani, la settimana scorsa sono andata per la prima volta in vita mia all'outlet di 90. Negozio di firme meravigliosi, una cittadella commerciale bellissima, c'erano visitatori dalla Slovenia e Croazia. Mi piace pure leggere, ragazzi. Ricordiamo che tra pochi minuti è il compleanno di Tricarico, io mi toccherei i coglioni, non si sa mai. E venerdì prossimo è il mio, ragazzi. Se sono ancora vivo. Non questo, l'altro. E magari venerdì prossimo diranno la Juve in Serie B, mi rovino un altro weekend. Allora, Fix, mettimi in primo piano. Questa me l'hanno regalata. Io avrei paura, mi bannano. Aspetta, c'è quella di Cliellini. Vedi, questa personalizzata quest'anno. Cliellini, Matteo. Ecco perché la Juve sta andando a rotta di Matteo. 40. Questa è quella della Champions. Quella della Champions. Ah, ecco perché è andata male in Champions, perché te la sei presa te. Ah, ho capito tutto. Fagioli, io invece qua di Maria. Ecco, Matteo, raccontaci un po' le tue... Ti lascio in primo piano, raccontaci un po' delle tue disavventure da giovane. In che senso? Quello che vuoi. Devo dire, ho fatto 20 anni di stadio, sono andato dappertutto. Ah, pensavo che diceva 20 anni di carcere.
Ma come era partito? Sono andato dappertutto, sono andato. Poi ragazzi, ormai io non ho più da raccontare, sapete tutto di me, della mia vita, ho raccontato tutto quello che c'era da raccontare, quindi il divano, la macchina, le denunce per quel video che ho fatto con i carabinieri e la polizia locale 5 anni fa. Ecco. Ne ho fatte ragazzi. Vuoi vedere se è finita a Pulantoto? No, stanno ancora al primo tempo. Eh? No, niente, una battuta stupida. Pix, ho visto adesso il post che hai fatto in community prima su YouTube del giovane del Napoli. Sì, ma è scandaloso. Sì. Non si sono nessuno dei quattro si sono mai presentati a Lille, mai. Questa è la cosa più vergognosa. Però loro sono gli onesti, non gli fanno niente. A noi ci rompono i coglioni. Riccardo, vai a dormire. No, Gasket Riccardo. Il Tottenham 6 minuti di recupero, sta vincendo sempre 1-0, gol di Harry Kane. Riccardo, io ho fatto acquisti da Nike e Adidas. Claudia, se vuoi, io c'ho tramite la Nike, sono member e ho gli sconti del 20-30%, quindi. Comunque sono andato un attimo a cercare delle cose. Ho trovato delle figurine del wrestling. Quando grande, la mia passione. Donne ce li hai? Stacy Kibler, chi è che c'era poi? Eva Marie, Tori Wilson. Questo ma è c'è ancora. Ancora. Oddio. Questo è Randy Orton. Minchia, 16 volte ma campione del mondo. È infortunato, mi sa che si ritira. Però dicono che alla Royal Rumble settimana prossima dovrebbe essere presente. E Battista c'è ancora? No, Battista no. Battista mi sa che... Ah no, quello è un altro. Quello è Edge. Quello è Booker T contro Edge, se non mi sbaglio. Booker T contro Edge. Grande. E poi per un periodo Booker T si fece chiamare King Booker, sì, con la moglie Charmel e Shawn Michaels non c'è più, né? Si è ritirato e allena nell'azienda di Stanford, sì, è sempre lì nei radar, però non combatte più. Billy Kidman, minchia, Billy Kidman, quello è in AEW adesso. Showstopper. Adesso chi è il campione? Pix, chi è il campione? Roman Reigns. È da 2 anni. Ha tutti e 2 i titoli, quello di Royce e SmackDown. È campione unificato, universale. Ma basta. Adesso il prossimo evento c'è WrestleMania. No, certo, c'è la Royal. Settimana prossima c'è la Royal Rumble. Sì, ah sì, che bello. 30 in 30 dentro in 30. Pix, c'è Manuelina che piange su CV, corre a consolare. Guarda, chi è che l'ha scritto? Mirko, ho più possibilità io, lascia perdere. Allora, siccome è venerdì mio compleanno, anche ma 2 minuti. Questo, l'altro? L'altro, anche 2 minuti, ragazzi, portatemi nel live. No, mi dissocio, Lanza, mi dissocio. Vai a dormire, no? Oltre ad aprire i portafogli, tipo, ragazzi, aprite i portafogli e donate. Ma stanno andando avanti così da un quarto d'ora. E la guerra mondiale. Io per ora vi lascio, vado a prepararmi la mia live. Oh, riposi un po'. Sì. Vediamo dopo, Tony. Pix, wrestler preferito. Wrestler preferito, ragazzi, lo sapete. Io ho un amore per Randy Orton, figa. È il mio idolo da quando vinse quel titolo contro Chris Benoit, il primo giovane campione del mondo della WWE, della storia, quindi. Che poi Randy Orton, Triple H, l'Evolution, mamma mia, che segue, che potente, è nato con quella storia lì. Mi potrei raccontare tante cose. Io iniziai a vedere il wrestling quando lo facevano su Italia 1 SmackDown, che c'era Chris Recalcati e Ciccio Valenti.
da lì poi ho iniziato Telepiù, di più Sky. Una volta commentava anche Dan Peterson di Brest. Sì. Matteo, nel 2006 quest'anno sarà il nostro anno. Andate a cagare. Randy Orton sei infortunato, Paolo. Lui ha sempre avuto questo problema. Aranza, guarda che quello che l'ha costruita, anche lui disse, è indistruttibile, è inaffondabile. Mi sa che l'ha costruita Matteo, il Titanic. Come c'era quel film... che Aldo Giovanni Giacomo diceva un rumorino, sì, anche il Titanic è un rumorino. Vediamo che il Titanic doveva essere una nave indistruttibile ed affondata. Ancora lì è una nave sicura, salite, è una nave sicura. Ma nel 753 avanti Cristo sti romani sono un popolo di checchi. No, i romani sono delle checche, sì. No, mi dissocio, non no, Tobias, no, assolutamente no. Io mi dissocio. Ragazzi, la razza era il mio idolo. Beh, lo Shield è stato devastante. Adesso c'è la Bloodline. Cioè, quindi, è morto, in pochi anni è morto lui e Chris Benoit. Basta, sì, a me anche si mi sapeva. Sai che mi faceva impazzire Stone Cold Steve Austin? Quello che faceva i capi, faceva i dispetti a Vince McMahon. Figa. Sì. A me piaceva un casino la gabbia, porca puttana, quando facevano la gabbia. C'è ancora la gabbia, sì. Ma io non la guardo, cioè, da anni, da un decennio che non guardo più presto. Ma che bella questa! Io mi dissocio da quello che stanno scrivendo. Guarda questo, no. L'ultimo ora, la nave di Swing a Pandorino. Ma quello sopra. Matteo, okay. 33 dopo Cristo. No. Sono così vecchio allora, sono così vecchio. Pandorino, il nuovo Big Show, Nicola. Minchia, Big Show, madonna. Big Show. Io mi ricordo i tempi della Revolution, Triple H, Batista, Ric Flair e Andy Orton, sì. Il mio secondo idolo era Rey Mysterio, se mi piaceva lui. C'è ancora, combatte ancora quello lì. Ancora vivo anche lui. E The Rock non c'è più, eh? The Rock dovrebbe tornare a WrestleMania, a combattere contro cugino. Matteo oggi, Pandorino lo vedo in forma. La sa, a volta buona. Mica Pandorino contro John Cena, gli dice, gli sfotte la madre, figa, John Cena si fa contare 1, 2, 3, può vincere. Che poi, che poi uno dei wrestler, cioè un po' di wrestler sono stati usati anche per dei film, cioè ad esempio Battista per Smallville, l'ho visto lì, John Cena anche se non sbaglio. Sì, ha fatto Fast and Furious John Cena. John Cena ha fatto anche Fast and Furious. Anche The Rock. The Rock, sì. The Rock. Randy Orton ha fatto un film. The Miz ha fatto il film, quello del militare, come cazzo si chiama? The Marine, se non mi sbaglio, sì. The Miz ha fatto The Marine. The Marine 2, forse, se non mi sbaglio. Ma Paul Heyman c'è ancora, Pix. È il manager del campione universale, Roman Reigns. È il manager. Erbon Lazza lo chiamavano, in Italia 1. Erbon Lazza lo chiamavano. Ah, quindi viene sempre... Sì, sì, sì. Quindi adesso chi vince la Royal Rumble va contro Roman Reigns. Sì. Pandorino che dice a John Cena. No. Pandorino a John Cena, ti bando la faccia dalla terra più di tanto. John Cena gli fa, you can see me. Poi John Cena si pompa le scarpe, come faceva una volta. Viva la razza, Matteo. Questo è reale, però Dani in una live di Gianni. Occhio che a Napoli per me la Juve non perde. Vabbè, chi è che ha detto sta roba qua? Scusami, io a Napoli che cazzo avevo detto? No, Matteo in una live di Gianni ha detto che a Napoli la Juve non perde. Ah, ok.
Io ho detto, se la Juve vince l'Empoli, vince lo scudetto, 15 punti di penalizzazione. Ah, ma no, ma anch'io, infatti, purtroppo quest'anno ti ho seguito troppo, per questo ho sbagliato. A pronostico, sì, a pronostico ho detto, 1-0-1 mili, che mi ricordo. Battista fa parte della Marvel, qui fai Guardiani della Galassia, Drax e dei Guardiani della Galassia. Lassini ha fatto un film dei supereroi adesso. Cazzo, Undertaker c'è ancora, eh? No, si è ritirato Undertaker, ragazzi. Ah, non, si regge più in piedi. Anche Kane? Kane fa il dirigente, se non mi sbaglio. Si chiama anche lui. Madonna, sono cambiate tante cose. Matteo, la Juve non rischia nulla sulle plusvalenze. No, non mi sono pronunciato. Non mi sono pronunciato. No, ho dato ragione a Pix solo di una cosa, lo posso dire. Cade la Juve, cade tutto il sistema. Ma io me lo auguro, dai. Speriamo. Questa arancia meccanica. Dormire, sì, c'è ancora Lesnar alla Royal Rumble. Nella battaglia nella Royal Rumble entra. Nella 30 uomini lì. È sempre bello piazzato? Porca puttana, piazzato. Quello ti alza con un dito, vi. Paul Bear era un altro mio idolo in infanzia. Sì, vabbè, sì. Edge no, non si è ritirato. Siamo lì, eh. Vedi come adesso lo fanno facendo la transizione. Lo fanno su D-Max, se non mi sbaglio. Ma io lo guardo qua su YouTube, non lo guardo più, non ho anche il tempo di guardarlo, quindi. Vedete come sta venendo la transizione del canale di Pix dalla Juve a possiamo parlare di tutto, possiamo parlare anche di, possiamo parlare di donne nude, possiamo parlare della Serena, di Fedez, di Cicciolino, di quello, volete, quello che glielo chiedo. Del PSG, ragazzi, cioè. PSG. Possiamo parlare di Saviano, della Meloni. No! No! Il Saviano che è un bastardo, non è? Allora, WWE 2K23 esce a marzo con John Cena in copertina. Bello! Sì, John Cena in copertina, che schifo, non lo compro. Io ce l'ho, ragazzi, io ce l'ho. Ci ho 22, ragazzi, ce l'ho 22. Quindi Triple H comanda tutta la storia. Triple H comanda lui, è il CEO, comanda. Oh, stanotte a Roce, sono sul sito, sto guardando, c'è il ritorno di tutti. Sì, è il 30° anniversario, c'è Lesnar, bello, mamma mia. Cosa succederà a Gaetano? Ci sarà Uncle Hoodie? No. Alexa Bliss. Ah, eccolo qua, Roman Reigns. Eccolo qua, campione universale. È una bestia quello, figa. Chi è questo? Ma sta per, ma sta per finire, sta per finire il suo regno, sta per finire. No, mi dissocio, Marco, cancella il messaggio. Minchia, stasera ci sono Triple H, Shawn Michaels, Undertaker, Hulk Hogan, Ric Flair. Oh, cane. Parliamo di quante figa la Meloni, te lo faccio vedere subito, Andrea. Secondo, eccola qua. Eccola qua mia moglie. Il mio nuovo portachiavi suona l'inno d'Italia. Che venerdì, Dio cane! Figa nastro, Dio porco! Secondo me la chiudono, sì. È bellissimo, però. Sì, come è tornato Vince McMahon, si dice no, tranquilli, non... Tanto, tra un po' schiata, quindi, state tranquilli. La notte dell'anniversario, ci sono tutte le leggende, ok. Ah, bello. Quindi si può vedere su YouTube. Bianca, faresti mai un trisom?
Oh, Gesù. Ma con chi, ragazzi? Appunto, basta che siano persone non fidanzate. Io sono single. Quanta neve ha fatto a Vienna, Bianca? Eh? Quanta neve ha fatto? Un metro, due metri? Ha nevicato per due giorni, stamattina si è sciolto. Allora. Ma sta aprendo il tricarico? O fa finta? Ho finita con la merda. Dato c'è un noto tifoso interista, si chiama il Mustang interista, scritto fate vomitare. Sono incazzato per la sconfitta, fate vomitare, bello. Dove? No, si chiama il Mustang interista, è un interista. Ma su dove? Lo su? No, su YouTube. È partito quello. Boh. Io verrò a scrivere gli auguri a Tricarico, però poi vado a letto perché domattina. Beh, ragazzi, io saluto, ringrazio Matteo, ringrazio Bianca, ringrazio Oscar, Dani e Tricarico. Ragazzi. Guardate tutti da Tony, che tra poco si compleranno, passerò anche in chat a gli auguri. Andiamo. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Domani, solita programmazione. Domani sera ci dovrebbe essere Frank. E niente, ragazzi, aspettiamo questa carta di Osimhen. Posso dire una cosa? Da 30 anni. Ho provato a sentire Agresti, voglio sapere poi su quello su Allegri. Vi dico poi qualcosa. Posso vedere cosa mi risponde. Live gaming. Live gaming. No, non lo so. Sì. Live gaming. Forse. Fatemi un attimo. Forse. Prima un'oretta, allora che poi mi tenete fino alle tre, poi vado al lavoro incoglionito. Niente, ragazzi, io vi saluto, buonanotte a tutti. E fino alla fine, come sempre, Intermerda, ragazzi. Ciao, ciao.